Buonasera, benvenuti, buonasera Kailol, buonasera a tutti gli altri, buon reverendo, buonasera bla bla bla. Buonasera a tutti. Aspetta che forse riesco ad accendere la luce. Ole, perfetto. Avete visto che ho messo la luce laterale lense. Bellina, volevo mettere gialla, mi sono scordato di cambiarla, ma va bene, ci sta. Per farti capire com'era prima, guarda. Senza, ecco, sì. Grazie il Gabri 75 che diventa canonico e dice chiudete l'area 3 mesi. Grazie. E invece se io l'accendo, e fa quel bordino, e fa il quello che si chiama il profilo in gergo tecnico. Il gergo tecnico è il profilo. Bene, meno. Stasera sono. Va bene. Non mi prendere in giro, è vero, è tutto vero. Non dico cazzate, però la devo mettere gialla, forse sta meglio. Anche perché mi fa capelli bianchi. No, non è vero. Buonasera. Stasera, che sera? In questa sera, is the night, si gioca. Non ho bevuto. Si gioca a Jack 2. Per lo Zero Play, che non so quando farò, però boh, vediamo. Che bella luce, ma veramente ha fatto la differenza, è veramente. Assomiglia a Celentano. Comunque, perché? Perché assomiglia a Celentano? Entrate su Telegram. Ultimamente la gente si iscrive, si abbona, ma poi non entra su te. Perché? Non vi piace più fare parte del gruppo Telegram? Perché? Perché state andando via dal gruppo Telegram? Non è che sono meno gli abbonati, proprio non entravate. Ci volete stare? Lo levo il gruppo Telegram. Comunque rinnovo. No, colgo, stasera sono di fuori. Rinnovo l'occasione. Cosa sto dicendo? Vi annuncio che domani sera c'è la live di Silent Hill. Di Silenzio Collina o Collina Silente, bellino Dexter, Collina Silenziosa alle 11, si farà un po' prima e io non so niente di Silent Hill, quindi benissimo, sarà interessante vedere questo annuncio di Silent Hill. E poi giovedì ho intenzione di fare una live Tolkiena, così. Ma su YouTube, se volete, giovedì, ora l'ho detto, quindi devo farlo per forza, benissimo. Giovedì vorrei provare questa live su YouTube, Porterai Ragnarok quando uscirà? Se me lo regalate, sì. Se Sony me lo regala, sì, io lo compro, ve lo dico sinceramente. Lo comprerò quando cala, ora no. Mi interessa. C'ho da fare un botto di cose. Tra l'altro, sì, c'ho da fare. Sto facendo 2 video contemporaneamente. Ormai sto decidendo di riprendere i gameplay di Crash 4 a novembre, praticamente. A inizio proprio novembre. Perché, però, non so, forse già la settimana prossima. Il problema della settimana prossima è che c'è Luca. Luca the Comic in the City. E quindi io sono lì. Quindi non potrò lavorare ai video se sono lì, capito? Quindi questo mi impedirà di proseguire le cose. Quindi farai alzi. Sì, allora non abbandono Twitch. Però bisogna. È troppo alto il volume. Però bisogna che faccia dei test su YouTube. Per vedere quanta gente c'è, per vedere un po' come va, per vedere come funziona. Voglio fare un test. Quindi giovedì la live si fa su YouTube, va bene? Poi lo dico anche nelle storie. Oh Giulia, ciao. Che giorno vai a Lucca? Allora, venerdì, sabato, a regola anche domenica, però vediamo, dipende quanto si sopravvive. E c'è anche Vito, quindi se ci trovate in giro fermateci, che saremo molto felici. Ah, e tra l'altro, attenzione, perché la sera prima, quindi penso giovedì prima di venerdì, ovviamente giovedì prima di venerdì, ma quindi giovedì 26 si dovrebbe fare una live qui con Vito, se tutto va bene, però si vedrà. Va bene. Chi aveva la partner e non poteva streamare su YouTube? No, ora non si può fare, ma io penso si potesse fare lo stesso anche tranquillamente prima, perché non credo che sarebbero venuti a portarmi via di casa, insomma, perché tanti dicono, no, c'è la partner. Va bene, Twitch.
Ora si può, su YouTube fai un canale con Vito chiamato Vito Cacciavito. Sì, ora si può, si poteva anche prima tranquillamente, non credo che nessuno avrebbe fatto niente, però in teoria non si può, ma tante cose in teoria non si possono fare. La settimana prossima sì, la settimana prossima, no ma io dico questo non perché voglio fare il ribellino, ma perché se te ti comporti da, lasciamo perdere, live su Boom Bang, non lo so, si farà una, non lo so, ora chiedo a Vito cosa vuole fa. Oddio. Vabbè, aspetta. Chiede a Vito, ma quando te vieni qui, che si fa la live, cosa si fa? Me lo chiedono loro in chat. Cosa fai con Vito? Io cosa gli dico? Live su Vito con Shrek? No. Niente Shrek. E dunque... Vipedino, sì, ma io ragazzi si può anche decidere un orario, un giorno dove ci si ritrova a Lucca, però un poino, no, tutto il giovedì, un pomeriggio, mezz'ora si può dire ci trovate lì, si può, insomma, però mica mi fa ste cose. C'è un alone che segue Jack sotto l'acqua. Sì, è Alone in the Dark. Allora, andiamo, a me ricordo c'era sto gioco, si chiamava Alone in the Dark. Non mi ha capito cos'è Alone in the Dark, ma è una roba credo PS1 o PS2 forse, o magari un gioco famosissimo che ignora. Allora, dobbiamo prendere lo sparapiselli. No, perché ho perso questa animazione? Era fighissima. Il blaster è un'arma per ogni occasione, ha una buona cadenza di fuoco. Quest'arma richiede una maggiore capacità di mira. Puoi cambiare le modalità di fuoco quando vuoi. No, la salvo di qua. Non ho registrato, ma è molto figa questa animazione. Quindi me la salvo, benissimo. Allora, il blaster. Bene. Cloc. Noi cacciatori del deserto dobbiamo essere veloci. Combina gli attacchi, sferra un calcio e poi spara con l'arma. Dai un calcio al primo bersaglio. Lo sparapiselli è quello blu, sì, vabbè, uguale. Alone in the Dark penso sia il sudore sotto le scelle. No. Prova di nuovo. Quello è proprio un alone. Quasi contemporaneamente. Sì, boh, c'era sto gioco, si chiamava Alone in the Dark. Non so se... Che vuoi, se è famoso o no. Ecco una mossa da cacciatore del deserto. Non sapranno nemmeno cosa li ha colpiti. Cosa li ha colpiti? Vuoi metterti alla prova con l'addestramento alle armi? Sì. Ditemi se i volumi vanno bene. C'è da dire che dal primo Jack è questo passi da gigante graficamente. Sì, no, è vero. Dove sono andati, va? Graficamente è tanta roba per il 2003 e il 3 ancora di più. No, la vecchia. E questa è la mossa principe. Ovvero frullare e saltare, sparare. Però va fatta in modo intelligente, se no si sprecano colpi e basta. Va fatta proprio nelle emergenze. Tipo adesso. Oh, cazzo. No. Mamma mia, no, non ci arrivo mai. Non ci posso arrivare. Donna ragazzi! Che casino! Ma... Madonna! Zitto. Fanculo. E spara dove ti pare. Non spara dove voglio io. Madonna. Levati! Non ci arrivo a 9000. Non finisce mai più, non ci arrivo a 9000. Tonna ragazzi!
Che palle! Ho finito Orpi! Ho rifinito Orpi! Finisce mai più! Non finisce mai più! Accidenti! Non posso neanche cambiare fucile! Ma in culo! Bella mira cosa? Ho fatto schifo, bella mira! Piglia anche per il culo! Sì, bella mira! Che schifo! Quanto dura un boss? Vabbè, ma è perché è il tutorial. Dai, basta. Jack, vero poliziotto, per un cittadino le spara in faccia. Sì. Allora, adesso possiamo scegliere se andare da Thorn o andare da Crew. Andiamo da Crew, che è più vicino. Ma io non ho fatto niente, chiudete l'area. Certo, è un po' esagerato, un po' meme. Da dire che non facevo di proposito, ma era la mia mira a fare... No, ma fa schifo. Cioè, la mira... È un po' così, finché non potenzi, non prendi potenziamenti, è un po' difficile fare le sfide. Ma da Crew è più simpatica, sì, crudeltà. Vediamo se vuole. Ho una proposta da farti, caro Jack. Le corse sono lo sport più seguito caro della città. Jack. Aaron è il campione incontrastato. No. Ed è tutto pazzo ed è pericoloso in pista. Già, proprio il mio tipo. Solo un pazzo oserebbe gareggiare contro me. No, le gare no. E a questo punto entrate in scena voi. Un mio cliente sta cercando un pilota molto veloce per la sua squadra. Questo è un pass di sicurezza che vi farà accedere alla sezione dello stadio. E il vostro contratto con solo qualche briciola che darò per me. Ecco, l'ho già firmato io per voi, così risparmiate tempo. Noi sottoscritti piloti accettiamo di cedere a Crew tutti i guadagni delle gare, diritti di trasmissione, residui sindacali, frutti di sponsorizzazione, ricavi di apparizione in centri commerciali, presenza su carte collezionabili, proventi da fast food, diritti di utilizzo, contratti per talk show, linee di vestiario, tutti i diritti di stampa, compresi libri, romanzi, fumetti, brochure, diritti per giocattoli, diritti di sfruttamento ludico, diritti di gioco, sfruttamento di vitamine, diritti cinematografici e soprattutto qualunque pretesa in seguito a circostanze di morte e smembramento accidentale. Possiamo sistemare questi insignificanti dettagli più tardi, d'accordo? Se da qui riuscirete a raggiungere il garage di gara vicino allo stadio in meno di 3 minuti, il mio cliente dice che potrebbe prendervi in considerazione per la sua scuderia. Rendetemi orgoglioso. Vedi che le proporzioni della testa di Jack nei filmati è più piccola. Poi nel gameplay la testa è più grossa. Un po' di poco, però è un pochino più grossa. Chissà perché, boh. Attenzione, sono a piedi. Cioè, vedi, poi di per sé già è noioso, è tutto uguale, veramente. È bello le varie missioni singole, nei vari livelli, quando c'è più platform, infatti. Ma... Che proprio va piano sto zoomer. Passo al settore successivo. Sì, setto al pastore successivo. Che noia, che non divertimento. Lo sapevo, ci sono passato 1 chilometro accanto e lui è morto. Mori. Oddio. Suonate l'allarme. Fermo. Madonna. Per favore. Io non finisco tutto, non posso finire tutto. No! Stoppare qui. Urca, stoppati! Dove vado? Perché mi dice andare di là? Non devo andare di là. Lo stadio è di qua. Mappina di merda, cosa dici? Sono meglio io la strada della mappina. No, ho sbagliato strada. Inseguimento nel settore 4. Io bonsai, gira qui. Bene, si è fatto male anche Giovanni Battezzato. Poverino. Non lo fermo il veicolo. Devo fare la sfida. Devo anche sbrigarmi. Ora tra l'altro c'è il filmato con Kira, mi pare. Ma dove sto andando? Dove sto andando? Sto sbagliando strada. Oh no. Che rottura di coglioni. Apriti. Bene, meno male.
Vai nel canale, vai nel canale. Entriamo nel canale, così non si hanno più problemi. Olè. Andiamo nel canale, andiamo giù, giù. Gira, 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 salta. Voilà, siamo arrivati. Sì, ce la dovrei fare. Dovrei farcela. Oh, bello. Aspetta in volo nel settore 5. E scoppia! No? Non è scoppiato. Salve. Crew mi ha detto che qualcuno qui sta cercando un pilota. Adesso da fare. Siete i nuovi fattorini di Crew, vero? Sentite, non voglio essere scortese, siete stati veloci ad arrivare qui, ma al momento io non sto cercando dei nuovi piloti e ho del lavoro da sbrigare. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutare? Poi... No, io sto lavorando un... ecco, è un prototipo segreto. D'accordo, chiedo scusa. Sentite, se pensate di avere del fegato per gareggiare in questa città, provate il mio prototipo di jetboard nel circuito dello stadio. Se vincerete la sfida dello stadio, vi prenderò in considerazione per la mia scuderia. Ora qui è totalmente idiota il fatto che Jack, ma nemmeno Dexter riconosca Kira, perché si riconosce, se a parte si rivede proprio la forma, ma si riconosce Kira, tant'è vero che poi nel filmato dopo c'è Dexter che parla e Kira dice quella voce, ma come quella voce? Quella voce lo devo di io quella voce! E quindi boh, è veramente una roba brutta sta via. Out character, sì, in effetti è vero, Kira non avrebbe fatto queste cose, è vero. Hai visto quel canale? Che canale? Secondo te quanti iscritti ha? Che canale? Buonasera. Anche la città stessa non è iconica e non ha nessun punto di riferimento memorabile, è vero, a parte lo stadio. Sì, è vero, è vero, è vero. È tutto molto blando. Poi vabbè, a furia di giocarla uno se la ricorda, però è vero, capisco cosa intendi. Jack 2 è bello. Jack 2 è bello perché si tratta di un gioco di Naughty Dog. È fatto bene, graficamente è fatto bene. La storia non è neanche, sì, non è bellissima, non è come Uncharted. Però è bello perché è un gioco pulito, è un gioco che funziona, è bello ricco per quei tempi specialmente. Però secondo me non... che voto gli devo dare? Boh, non lo so, che voto dare a Jack 2, non lo so, perché comunque è una roba di, cioè, non posso dargli un voto come se fosse uscito ora, capito? Non ha senso dare il voto a Jack 2. Io mi ricordo ai tempi, lessi, mi ricordo comprai PS Mania quando uscì Jack 2 e lo lessi con gli occhi a cuoricino e mi ricordo gli dettero 9 o forse 8 e mezza, ma vedrai 9 e mezza, non mi ricordo, dovrei cercare. Cazzo, si potrebbe fare però, una rubrica, la famosa rubrica delle riviste, grazie Black, diventato canonico 10 mesi, 10 sub, volate come niente, grazie. E il formattino delle riviste, guarda le vecchie riviste della PlayStation, della TPS Mania, io non l'ho ancora fatta quel format lì, un po' perché mi manca la telecamera, devo comprare Trespolo e non ho voglia di spendere soldi. Ma la mia paura è che si esaurisca presto un'idea del genere, capito? Cioè, non è che posso fare tutte le settimane. Ah, vediamo il topolino del 1992. Oh, vediamo il librino. Cioè, basta, dopo un po' basta. Secondo me, fatte 5 puntate, basta. Una volta al mese, una volta al mese. Però una volta al mese non è... gli manca quella cadenza, capito? Quindi non lo so. Sarebbe bello invece magari fare una sorta di show, e ci sto pensando ma non ho la minima idea di come fare, sono da solo e da solo io una cosa del genere non la posso fare. Sarebbe bello fare proprio uno show dove, ah, buonasera, si gioca una mezz'oretta, poi il momento delle cose, non lo so, la posta, non lo so, si aprono i pacchi, per dire, lo dico proprio per dire. E poi, ora c'è il momento della rubrichina della... del giornalino, no? Capito? Cioè, è un vero e proprio show. Come su Twitch non lo fa nessuno! Non nessuno le fa queste cose, perché nessuno c'ha voglia di sbattersi oglioni. È facile di, c'ho il format, c'ho la sigla, sì. Poi però cambia la sigla e rimane tutto uguale. Va bene, va bene. No, scusate, non volevo fare dissing. Però sarebbe figo, solo che... qual è il problema? Ci vorrebbe... io da solo la posso fare. Prima di tutto perché impazzisco a gestire tutto. Ma poi
da solo, dai, una tristezza. Fossimo vicini, venivo io a darti una mano. Di dove sei? Almeno una volta ogni 2 settimane, oppure, ma sarebbe perfetto una volta alla settimana. Una live. Allora, quello che io sogno, intanto Jack ci guarda, quello che io sogno è una live alla settimana sempre, dove però questa live è ricca, è fatta, ci sono delle cose, succedono cose, cioè tutte le settimane uno dice, oh, stasera è martedì, c'è lo Zero Show e succedono queste cose, però è un casino farlo bello come mi garberebbe fa, ma io dico mi garberebbe fa, ma in realtà non ho le idee chiare. Andrebbe studiata, andrebbe pensata bene. Non basterebbero 10 cloni. No, non è vero. Secondo me basterebbe essere in 3. Alle regie ci metti Kubrick. No, no, non importa Kubrick. Fa la regia. Zero, sono a Firenze. Facciamo un aperitivo? Quando? sono a me. Sto Jack fa cacà. Non è il primo. Non è il primo. Che palle averci Dexter. Tutto è vero, eh. Chissà quanto pesa Dexter. Quanto pesa Dexter secondo voi? Secondo me è un 5 kg. Enrico, apposta per te. Io mi propongo per non fare nulla. Non avrei dubitato. Quando vuoi. Ok. Ma vabbè. Hai mai visto quei fantastici video su YouTube? Jack Bites Crash? No. Puoi salire e scendere da Jackboard in qualunque momento. No. Il bello di sto gioco è la testa piccola tra i cheat. C'è anche la testa grande. La testa grande è bella. Io fossi in te partirei prima con i giornalini e poi col gaming. Ma in realtà in una cosa del genere forse il gaming si sposerebbe anche male. Perché io so anche dell'idea che il gaming anche, abbia anche rotto coglioni, proprio su Twitch in generale. Cioè guarda uno. Perché un va? Ah già giusto. È tutorial. Puoi saltare più in alto. Si date paperoni. Segniamo allora. Premi L1. E poi X, perché? Ah, perché lui mi dice salta per arrivare là sotto. Appena atterrato, salta di nuovo. E appena atterrato, salta di nuovo. Prova a raggiungere quel muretto più in alto con un gran salto. Con un gran salto. Sono caduto. Anche quello attaccherebbe mezz'ora di tardo. No, vabbè, una cosa del genere andrebbe fatta bene. Facciamo alle 21 di domani? Ma cosa? No, non posso venire a Firenze domani alle 21. Se venga a Firenze alle 21. Allora sono mod di Jack 1 nei livelli di Crash. I tuoi sogni. Ah, quella roba lì. Sì, l'ho visto. Fai un grind su quella ringhiera. Sono quelle. Come si chiamano? Quelle. Se ruoti di 360 gradi avrai una spinta in avanti. Quelle masturbazioni tecniche di chi fa le mod. Che io onestamente le mod non le ho mai capite. Cioè il fatto di dire ho fatto Jack con i capelli blu. Perché? Cioè cosa hai concluso quando hai fatto una mod così? Si vede Jack che cammina nel mondo di Crash. E poi Jack, cosa hai concluso? Lo so io. Allora premix seguito da R1. Ah ok, sì, io non sto leggendo. Premio L1. Okay. Fare delle evoluzioni. Mi sto divertendo. X seguito da L1. Allora, L1. Oh. Perché non me lo becca? L1. Prova a concatenare più mosse una dopo l'altra per fare punti. Oh. Quando mi ha detto di pigiare L1, pigiavo R1. Quando ha detto di pigiare L1, eccetera, eccetera. Vabbè. Vediamo se... Ehi, no! Sono partito mal! Ole! Bello! Quanto devo arrivare? Boh, sono già... Devo arrivare a 15.000? Sono già fatto... 50.000? Urca! Cazzo! Grande Jack, lo sapevi che un tempo... No, però il jetboard è figo! Il giocatore è figo. Non sto neanche registrando. Bling. Yo. Tonna. Pia. Ma perché Jack deve avere sta voce? Oh, ma io sto facendo dei punti incredibili. Impossibile. 68.000. Thank you.
17.000, arriva a 90.000, dai. 93.000, 100.000, no, non ci arriva a 120, non ci posso arrivare. Dai, levati, levati. Sto facendo sempre gli stessi. 116.000, 119.000. Sì! Ho preso l'oro. Hai ottenuto la medaglia d'oro. Ottimo lavoro. Ho preso l'oro al primo tentativo. Madonna, io mi ricordo quando ero piccino. L'oro, ma non so se ci sono mai riuscito a prendere l'oro, Questo si fa capire quanto le mie abilità manuali sono migliorate col tempo. Bene, 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 bene. Clap, clap, grazie, grazie. Bene, meno male, almeno è durata poco questa missione un po'. Aspetta. Registriamo. Non ho registrato un cazzo, ma non importa. Anzi, salvo. Salvo questa. E ultimi 3 minuti, va. Ti prego, ripassa a fare live su YouTube in fretta, così non ci sorbiamo 7 pubblicità. Ragazzi, io non so che dirvi. Ora giovedì si prova. Fammi vedere quanto manca. Ora veramente le levo. Levo le pubblicità. Intanto non ci guadagno una sega io. Cioè, ora vi voglio dire letteralmente quanto guadagno dalle pubblicità dell'ultimo. No, via, un ve lo dio. Però guarda, non si guadagna tanto. Non è tanto. E veramente credo sia. Voglio fare la percentuale. Aspetta, fammi capire. Praticamente un sesto. Poco più di un sesto del guadagno è la pubblicità. Quindi vale la pena avere tutte queste pubblicità per un sesto di quello che si guadagna su Twitch. Che insomma. Va bene. Chi se ne frega. Che è? Impossibile caricare. Perché? Cosa devi caricare? Sta buono. Cosa devi caricare? Impossibile caricare. Cosa carichi? Ma cosa carichi? Ma cosa devi caricare? Boh. Ah, le clip video. Vabbè. Insomma, cosa stavamo dicendo? Cosa dicevamo? Riesci a campare grazie a Twitch? No. Allora, sono a 21 ore su 36. Manca ancora 14 ore, 15 ore e poi posso levare pubblicità. Che tristezza, veramente. È troppa pubblicità. Ultimamente ne hanno messa. È aumentata. Perché con la scusa. Oh, metti più pubblicità. Così ti si paga di più. In realtà ti pagano uguale. Ma te metti comunque più pubblicità. Questa cosa è oltremodo twitchosa, oserei dire. Non posso usare ancora il jetboard quando mi pare. Ok. Vabbè. Questo gioco non l'ho mai giocato, ma non mi piace l'atmosfera. Dici, cos'è che non ti piace? Perché effettivamente è un gioco molto anni 2000, Questo è un gioco proprio. Cioè, quel mood lì. Oggi un gioco così non andrebbe. E forse è per quello che Jack è finito lì. Perché non hanno mai capito come evolverlo quando. Lo sapevo. Quando probabilmente basterebbe ripartire da capo. Un gioco come Jack 1 venderebbe, un gioco come Jack 2 sarebbe un disastro. Perché un Josie, un Ben, non sa di nulla Josie. Perché non è né open world bello, né platform, né sparatutto, né niente. È una... Bella questa, questa la devo mettere nello zero play. Effettivamente questo gioco non è un esercizio ben riuscito in ogni sua forma. Ma è... Un po' un mescolone di tante cose... Che però ne fa bene una alla fine. Sì, il platform, il controllo. C'ha la guida. C'ha tante cose che a quel tempo magari era una roba. Oggi invece no. Non è tanto... Sembra troppo cupo. Sì, è vero. Scrivi, me lo sono già scordato. Accentami. Come direbbe Barbieri, è un mappazzone. Sì, aspetta, non scrivo. Ma se me lo segno, se no poi me lo scordo. Allora, cos'è che ho detto? È un mappazzone, un pazzino, un mappazzone. Cos'è che avevo detto?
Era venuta bene, mannaggia. È un mappazzone che unisce un sacco di ingredienti. Ora punti che sono sparatutto, corse, jetboard, open world, missioni, platform, senza però eccellere, grande reverendo, si vede che sei un uomo di mondo, eccellere in alcuna di esse, in alcuna di esse. Vabbè, appunto, non è che questa frase poi sarà pari sullo Zero Play. Però anche questo input l'abbiamo avuto. Buonasera, alla prossima. Scherzo. Non ho quanto odio lo sapevo. Però non potete far così, è un potete se così. Io lo giocai la prima volta a 11 anni nel 2007. A 11 anni nel 2007. Quindi orai avevi 22 anni nel 2017, no, 21 anni nel 2017, quindi ora ne hai 26, vero? 25, 26. Cosa sono quei ringraziamenti? No, è la nuova funzione che nei ringraziamenti appaiono i ringraziamenti, cioè alla fine, quando la live finisce, appaiono gli abbonati di stasera. Quindi se vi abbonate, se donate, se fate i bravi, apparirete alla fine di questa live, e così potreste dire alla vostra mamma: lo sai che ieri sono apparso il mio nome nella live di 0DX perché lui mi vuole tanto bene. Basta. Diamo un no 0DX. Basta, cacca mio cazzo, mi cacchi il cazzo. Io scommetto l'anima che lo Zero Play partirà con un tuo ricordo quando eri piccolo con Jack. No, partirà con io questo gioco, no, sai, un remake dell'esperienza in cui io vado col pullman a Pontedera e compro Jack 2. Sarebbe così, dovrebbe iniziare, però non lo farò. Sono spariti i quadratini sopra di me. Oddio, come mai? È vero? No, in realtà, aspetta, i quadratini sono qua. Quali sono i quadratini? Ci sono, vedi? Qui nella... Madonna, che mi devo fare la barba però, ragazzi. Qui non ci sono mai stati i quadratini. Cosa mai? Ma perché mi dite queste cose? Che io poi in panico. E tu mamma fa... Ma che... A dire il vero appariamo continuamente nella chat sotto la cam. Sì, ho capito, però un conto è apparire nei ringraziamenti. Comunque si è buggato il numero del contatore, dice siamo zero, non è vero. E quella è barba, sì, questa è barba. Questa è barba di... Quant'è che me la fa? Credo una settimanetta, credo. Un po' meno settimana. Enrico, manca il grazie ai moderatori. Madonna, però Valeviti sei... Oh, sei peggio di una sindacalista, Valeviti, veramente. Il sindacato Valeviti. Oh, che palle. Via, mettiamo. Perché si può, si può mettere. Ma poi tu sei sempre uguale. Ringrazio i mod, ma se sono sempre quei tre. Cioè, poi tutte le volte diventa ripetitivo. Ma poi, scusa, ma guarda. Il Gabri cos'è? Il meno tre. Ha la barba come i cinesi. No, i cinesi hanno i pelini così... Che bello, però bello. E ringraziamo, sì, grazie a tutti. Quindi Vito verrà a Comics quest'anno? Sì! Ragazzi, abbonatevi, necessito della sedia. È vero, infatti, abbonatevi. Mancano ancora 79 sub. E giustamente ora lo sgabello ce l'ha Pikachu, quindi... Valeviti sul miglior mod di Zero. Sì, no, Kylol e mette al primo piano, adesso pari merito, poi Valeviti dopo i bot, però. Enrico, quando aspetti God of War da 1-0 a The Last of Us? 2, lo aspetto 2, perché mi interessa, sono curioso genuinamente, così qua... Quando uscirà God of War io farò questo balletto che sta facendo anche Dexter, così finalmente ce lo leviamo e vedi, farò così, bellissimo. A me God of War mi interessa nella misura in cui mi interessa, per curiosità,
lo giocherò, ma non lo pago, non lo compro, non mi interessa. Io già ho comprato il primo, me ne sono pentito, e non mi aspetto che il 2 sia più bello dell'1, anzi. Secondo me tutto quest'hype per questa saga di God of War è totalmente immotivato. Non capisco perché la gente vada in hype per God of War ancora dopo 20 anni. Però va bene, onestamente. Io, guarda, sono sincero, non capisco perché God of War abbia tutto il successo che ha. Perché secondo me, al di là del fatto che è un gioco bellino, è molto sopravvalutato, soprattutto a livello narrativo e anche forse di gameplay, perché dall'inizio alla fine è tutto uguale. Poi fate un po' come vi pare. Io non vi dico di non giocarvi, di non giocarci, dovevo andare da Kira. Quindi io sono curioso di vedere come sarà questo God of War, però tanto verrà recepito bene, avrà dei buoni voti, avrà 9, non avrà nessun 10. E qualcuno dirà, è uguale al primo, però è più bello, hanno corretto tanti errori, però è un po' more of the same. Apprezzabile il fatto che abbiano unito insieme due episodi della trilogia, così almeno non ci si pensa più. Abbiamo vinto la sfida dello stadio. Ottimo, la gente a volte ha fortuna. Sentite, non c'è più nessuno da cui andare a raccogliere crediti, picchiare o cose del genere? Noi non ti piacciamo, vero? Lavorate per quella palla di sudiciume di crew. Cosa c'è di bello? Sembra che tu abbia vinto un po' di gare. È vero che il campione della città può visitare il palazzo? Sì, è così. Perché? Perché forse tu puoi farmi entrare. Vuoi fare una visita di piacere, giusto? Già, sono un grandissimo fan del barone. Ok, vi aiuterò a patto che la piantiate di seccarmi. Ho visto un vecchio ascensore di manutenzione alla base di una delle torri. Jack non ha ancora capito che è Kira. L'ascensore vi porterà dentro il palazzo, a condizione che troviate un modo per dargli energia. Non è assolutamente credibile che Jack non abbia capito chi è Kira. Dai, è fuori di testa. Non mi ricordavo fosse così. Cioè, mi ricordavo che dopo il Jetboard si parlavano. Invece c'è ancora la missione in cui bisogna andare a cercare la Geggio e poi bisogna tornare. Quando ci torni, allora si capiscono. Ma non ha nessun senso. Questa cosa lì è veramente buttata di fuori, veramente. Ha passato 2 anni con l'oscurità nella testa. No, ma non è giustificato. Anzi, proprio perché ha passato 2 anni, appena la senti dici, oh, Kira. È vero che Jack non aveva mai parlato, quindi Kira non lo riconosce, ma Jack deve riconoscerla subito. Perché comunque Kira, Dexter lo riconosce subito. Appena Kira parla, Dexter lo riconosce. Appena Dexter parla, Kira lo riconosce subito, quindi. No, non è una gag. Vorrebbe essere un twist. Sì, non so come si possa chiamare, però non è una gag. Vuole essere una specie di colpo di scena, nel senso di dire, oh, guarda, c'è Kira, si è messa a fare la meccanica di precisione. Però non funziona, perché... Cioè, poteva funzionare, ma è resa talmente lunga che non funziona. È una leggerezza, un patto narrativo un po' così. Sì, è una leggerezza, è un patto narrativo che funzionava nel primo filmato. Già nel secondo non funziona più, capito? Dovevo fare Kira usasse la voce modificata. Sì, però insomma. Questa Kira non è Kira. Questa è Kira e non Kira. Ah, è Kira e non Kira, ok. Insomma, abbiamo fatto un cazzo per God of War, ma aspettavo di rimanere in 10. La voce di Goku, sì. Plague Tale, anche a Plague Tale. Io ho letto recensioni. No, recensioni le leggo di Plague Tale perché non mi abbasso a leggere recensioni di Plague Tale. Però pareri, bello, ma cosa bello? È uguale al primo. A Plague Tale. Ma io vorrei sapere veramente, vorrei mettere su un muro tutti quelli a cui è piaciuta Plague Tale, onestamente. Cioè li vorrei guardare in faccia e dirgli, oh, sveglia, questa è la realtà, come può piacerti a Plague Tale dato Bugs di dette 9? Guarda, andiamo via. Aia! Ma perché? Dio, ragazzi, Kira buona come il pane. Non è che Jack non parlava e che non gli veniva mandata la possibilità, o no, magari non aveva niente da dire. Il gioco dei tarponi. Sì, che poi anche lì, perché nel primo non parlava, nel due sì, perché cioè, cos'è, mi hanno dato l'eco scuro e lui ucciderà Praxis. Ma che vuol dire? Ma sono proprio puttanate di un Jason Rubin che non lo so cosa gli era preso, non lo so. Vabbè. Io ci credo ancora in Jack and Dexter 2. Lo voglio Jack and Dexter 2. Dopo 20 anni, 21 anzi. Vabbè.
L'hanno drogato per questo palo. Ho capito. Jack e Daxter. Prima non parlava perché era timido. Sì, vabbè. Jason Rubin che si sveglia sudato e dire in italiano. Ehi, no, io voglio sapere di God of War, perché io volevo far incazzare, ma non si è incazzato nessuno, questa cosa non mi torna. Denuncia i denuncianti, denunciabili. Oddio, allora ho schivato una guardia per prendere l'altra guardia. Ma è possibile? Che casino che c'è. Ma quante guardie ci sono, C'è più guardie che persone. Stai lontano da me. Andiamo da Thorn. Thorn che vuol dire strappato. Come la canzone di Natalie. Era Natalie Imbruglia? Chi era? La box sul bordino dei tarponi. È inutile arrabbiarsi con te. No, io voglio litigare a sangue. Io che scrivo God of War, ma Enrico non mi legge. Leggiamo Fedepez. Un pezzo di che non sia il miglior gioco di sempre, concordo, ma God of War per me è stato un capolavoro. Comunque inferiore a Uncharted 4. Però sì, anche a me lo vedi, perché poi sembra che se io dico questo allora vuol dire che God of War non mi è piaciuto. A me è piaciuto tutto, dall'inizio alla fine l'ho giocato tutto, non l'ho platinato perché col cazzo, perché certo no. Però non mi è sembrato un capolavoro, non mi è sembrato il più bel God of War, perché ci sono altri God of War più belli, e soprattutto non è, per me non era God of War, ma anzi l'ho trovato noioso. Però mi è comunque garbato, perché è fatto bene, è un gioco fatto bene. Non vuol dire che se è il trattato nuovo da un te garbato, non è così. Voglio litigare, sì, voglio litigare, voglio spaccare qualcosa. Io ho giocato solo quello che ho fatto. Adesso giocato solo quello, sa voi, sa voi. Cosa vuoi? Una delle miniere del barone è stata attaccata dalle teste di metallo. Direi che non è un problema nostro. È un problema nostro, dato che il caposquadra è uno dei nostri migliori informatori. Ah, donna Dashlin. Il deve essere salvato. Trovate il passaggio temporale alla centrale e usatelo per arrivare alla miniera in modo da salvare la patetica pellaccia di Vin. No, Vin! La miniera tatuata. Perché ci becchiamo sempre i compiti più schifosi? Perché voi due non mi piacete per niente. Grazie, mi sembra giusto. Qualsiasi accordo abbia fatto il barone con le teste di metallo, l'eco della città sta quasi per finire e il suo tempo è quasi scaduto. Se non rimettiamo il ragazzo sul trono al più presto, temo che non ci sarà più alcuna città da difendere. Ecco, questa missione di Vin è bellina, bisogna andare a salvare Vin. Allora, da voler far incazzare la community finisce per incazzarsi lui. Sì, perché... scusa. No, vabbè, io non voglio far incazzare. Anzi, sono contento se non vi incazzate, perché vuol dire che... ovvio plasmati o non vi abbassate ai litigi o non vi calvo God of War, però. Leggi la chat, mannaggia Crystal, ti leggo, so io come fare incazzare e dico Detroit è una bella trama, ti banno, ma proprio ti banno dall'esistenza, è un bel gioco God of War 18, ma non è un capolavoro universale, sono d'accordo, è un bel gioco ma non è un capolavoro, per me è un gioco da 8 God of War, che non è tutto gioco, però non è un gioco da 9. Magari quello nuovo mi garberà di più, però uguale, io... se me lo regala la Sony, così posso farsi il fino col pollicino, così mentre scarico il gioco, lo faccio anch'io. Stazione di pompaggio, no, devo andare alla miniera. Il 2 secondo me ti piace? Penso anch'io, probabilmente mi garberà di più. Si vedrà, cioè, mi aspetto che sia molto migliorato rispetto al primo. Mai provato quella all'anguria? Cosa? Quanto era bello Jack and Dexter su PSP? No, fa schifo. Perché il villain del gioco non fa fuori il bimbo con un'arma qualunque? Chiede la Jason Room. Vabbè, perché dovrebbe farlo fuori, poverino? Amico God of War è piaciuto, ma l'ho trovato a tratti frustrante. Atreus, a parte le ultime due ore di gioco, è fastidioso come un palo. Sì, anche lì c'è Atreus che... ecco, per esempio. Oh, bellino Dexter che dorme. Guarda, si incazza, Jack.
Cioè, non dimentichiamoci, e io me ne stavo dimenticando, che God of War 2018 ha Atreus, che è uno dei personaggi peggiori mai scritti dall'uomo, proprio, in generale, proprio. C'è una classifica internazionale, confermata da alte cariche statali internazionali, che dicono proprio che Atreus è uno dei peggiori personaggi mai scritti. Ma nel senso che se io mi metto lì e butto dei pennarelli a caso sul foglio, probabilmente scrivo un personaggio migliore. Secondo solo al bimbino di A Plague Tale, che anche quello lì. Però quello è comunque peggio di Atreus. La bimbina, Misha, come si chiama? Miau miau, Misha, ecco. E Atreus è aberrante. Ecco, un gioco che ha Atreus nella sua storia non può essere un gioco con una bella storia, perché è una storia rovinata da questo tumore coi piedi. È un tumore che cammina, Atreus. Veramente, un tumore nei confronti della storia e anche di Supa, perché poro Kratos. Ma ti immagini quante volte ha voluto ammazzarlo veramente di legnare? Ragazzo, c'hai i muscoli più grossi di lui, ne tieni una ciaffata, lo smonti. Cosa, ragazzo? Fatti intende, per Dio. Sei il dio della guerra, non riesci a essere il dio delle tue, della tua educazione genitoriale, veramente. Io stasera sono proprio unchained, sono me stesso unchained. Allora, andiamo da Davin, che è il fulminino che non si vede. Voglio il comando, ragazzi. Perché lo odi così tanto? Perché è scritto male? Perché è antipatico? Perché non ti crea nessuna empatia? Se te empatizzi qua, Atreus, non va bene. Non è un problema mio che non posso empatizzare con Atreus, è un problema tuo se empatizzi con Atreus. E nessuno riuscirà a farmi cambiare idea su di questo. Rilassati, amico, con Jack. È tornato alle rime. Ma non sono acidino. Io le avrei dato un'accettata. Io non so spiegarvi perché odio così tanto Atreus. Quanto odio quest'uomo. Atreus è un ragazzino. No, è un personaggio di merda. Non è che è un ragazzino. Perché... E ci sono ragazzini che non sono come Atreus. Che carino questo emoji. Cos'è? È come Kratos di God of War 3 aveva bisogno di un cagacazzi come Atreus per diventare saggio. Ah, uno come Kratos aveva bisogno di un cagacazzi. No, secondo me no, perché... Non è vero, secondo me non funziona. Cioè, è proprio una... Spudoratamente una voglia di andare incontro a The Last of Us che ha fatto sì che Santa Monica... si siano sentiti artisti più del dovuto, perché Cory Barrog, mamma mia, Cory Barrog è il nuovo, no, dimmi un grande autore della storia della letteratura internazionale, dimmene uno a caso, non me ne viene in mente nemmeno uno, però lui è Cory Barrog è il nuovo, non voglio di Dante, perché no, è il nuovo, non lo so, non me ne viene in mente nemmeno uno, perché ci vorrebbe uno preciso. È Cory Barrog, che lui si crede così tanto artista, così tanto autore di storie di uno spessore allucinante. Però è colui che ha contribuito, non so se l'ha scritto lui, ma è colui che ha contribuito a dare vita a Atreus, il personaggio più Kojima, no, ecco, Kojima lo rispetto di più, perché il problema di Kojima è che è palloso. Kojima è palloso, è lento, è noioso, è charzumodo, ma Kojima è un genio, io lo riconosco che Kojima è un genio. E lì poi è una questione di gusti, ma Cory Barrog. Cory Barrog, sarai bravo a fare cosa ti pare, a fare i serpentoni, le ose. Però Atreus. Il nuovo Shakespeare. No, ora non così tanto. No, so. Atreus. Comunque ho saputo che voi litigate. Ok, allora mi fa cagare Crash Bandicoot. No, non è così facile. Tedious Memory si abbona 4 mesi. Grazie. Non è un male seguire The Last of Us. No. Non è un male. Il problema non è che hai voluto seguire The Last of Us. Il problema è che hai voluto seguire The Last of Us, ma non l'hai saputo fare. È quello il punto. Perché God of War parte con delle meccaniche che non è God of War. Devi arrivare a più di metà gioco perché diventi God of War. Ti rilascia, bello. Sì, è bello, ti rilascia, ma quando poi arrivi al punto che, spoiler, trovi le... E lì diventa un gioco vero, lì poi la usi solo quando te la richiede il gioco, che ti dice, devi usare l'ascia, che palle, allora cambia e metti l'ascia.
Perché così è inutile di tanti di lascia rivoluzionare. Ma cosa? Cosa c'ha di rivoluzionare? Bello? Rivoluzionare perché non sarà mai visto. Bello, sì. Le prime 10 volte che ti rilascia è bello, poi basta. God of War è ispirato a Naughty Bugs. Ricordo a tutti i sub che potete entrare nel gruppo esclusivo Telegram. È vero, entrate, punto esclamativo Telegram. Stasera sono Unchained, veramente, sono di fuori. Mi sento un po' pregianza stasera. Unpopular Opinion, Crash 2 è sopravvalutato ed è il meno bello della saga. Dimmi qual è quindi il migliore della saga, se non se lo so che mi stai provocando. Io ho mai usato le cose, solo lascia. Enrico è simpatico quanto Phil Fish. Chi è il Phil Fish? Ho di più Bentley di Sly o Atreus? Atreus. Perché Sly, in Bentley, Sly c'ha l'attenuante di essere stato creato nel 2003-2002. Atreus nel 2018 non va bene. Stasera sei in hype per God of War? No, io vorrei provarlo, perché sono onestamente curioso, sinceramente curioso. Però tanto io non mi aspetto che Atreus sia meglio dell'originale. Non credo abbiano fatto questa magia. Secondo me magari è un po' più cresciuto, ma sarà sempre un cacacazzi. A parte il fatto, potremmo parlare del fatto che loro si... Che Atreus in quel mondo lì dice ok, risponde così ok, va bene, vabbè. Facciamo finta che vada bene. Ma il problema sono i dialoghi che non hanno senso. Che quando si giocò il live 2 anni fa, si trovarono tutti questi discorsi. Io ora non me lo ricordo, però mi ricordo di avere sottolineato tutte le cose che non andavano bene di Atreus. Ora andrebbero presi una per uno. Però io credo che si possa dire che Atreus sia oggettivamente una merda. Poi il gioco, bello, sì, è bello, è un bel gioco, però se non avessi avuto Atreus, o se Atreus fosse stato scritto meglio, sarebbe stato tutta un'altra cosa. Perché se Ellie, in The Last of Us, fosse stata una cacacazzi come Atreus, vai tranquillo che nessuno si sarebbe ispirato a The Last of Us, perché The Last of Us non avrebbe avuto lo stesso impatto che ha avuto The Last of Us. Grazie della donazione, Michele Amadori. Non è morto, ma per youtuber che seguo a 10 anni? 10 anni? Faccia piacere, sì, grazie. Spendere per un caffè con... Ma grazie, 10 anni, boia. Grazie. No, dicevo, se Ellie fosse stata scritta col culo, come è stato scritto Atreus, non sarebbe stato The Last of Us, non avrebbe avuto quell'impatto. Quindi quando gli dico che loro hanno voluto seguire The Last of Us, ma non sono stati in grado, dico quello. Non dico che hanno fatto male. Hanno fatto bene, ma non l'hanno saputo fare. Lo stesso a Plague Tale. E il problema è quello. Se poi la gente impazzisce perché vede io non so perché si può impazzire per God of War, che è un gioco che a me mi è sempre piaciuto, però io ho sempre visto come un gioco, parlo di tutta la serie, che te spengi il cervello, gioi, ti diverti, ammazzi tutti, è grezzo come le bestie e godi, perché godi giocando a tutti i God of War. Li ho giocati tutti tranne quelli PSP. E a me piace molto anche l'Ascension su PS3, che è stato considerato bruttissimo. Io non so perché lo vorrei giocare. Non capisco però perché si trovi God of War così capolavoro, quando secondo me non lo è. Ma il quello del 2018 lo vuole essere, perché vuole essere artistoide, vuole essere ispirato a The Last of Us, vuole essere un'opera. Addirittura c'è chi ha detto un'opera di un racconto di formazione. God of War racconta informazione con i nani blu che dicono le cazzate. Mi prude il culo, mi puzza, sa che odore di merda, dicono le cazzate. Dai, io ora non mi ricordo se dicono, ma dicono delle cazzate. È un bel gioco, ma lo devi prendere come tutti gli altri God of War, un gioco del cazzo. Bello però, che quando c'è il drago vai di fuori perché è bellissimo. Quando c'è il pezzo col drago, quando c'è tutte... Ci sono dei pezzi che io ho proprio il flash in mente, dopo a distanza di 5 anni, vuol dire che comunque mi è rimasto impresso God of War. È un bel gioco, però non è un capolavoro per tanti motivi. Addirittura la cosa che mi fa più incazzare, ripeto, per la 50 milionesima volta, che è la storia, che non è la cosa più alta del gioco, come tanti invece hanno detto. È quasi bello come The Last of Us. No. Vedremo il 2, ma tanto sarà uguale. Sarà uguale. Quindi meno male che hanno messo il 2 e il 3 insieme, così non se ne parla più di God of War. Basta God of War. Che cazzo. Arrenditi. (Ride)
Ma poi ma perché Jack deve camminare con questa falcata così prepotente? Vado là. Ma un po' meno, ma chi vedi corre così? Bella però. Ce l'avevi in gola. No, ma in realtà io ogni volta, da quando fo le live, ogni volta che si parla di God of War, io mi metto a dire queste cose, ovvero del fatto che per me è un bel gioco, ma che non è assolutamente un capolavoro. Per me è un gioco da 8 e che è sopravvalutato per quello, ma non vuol dire che sia un gioco brutto, ma lo dico sempre perché è una cosa che ho sentito quando lo giocai, quando vedo questi, tutti questi sbrodolamenti così, io mi asca le palle, perché primo mi sento in difetto io perché dico non lo capisco, poi invece ci ragiono, ci rimugino, lo rigioco e mi rendo conto che no, cioè, c'è qualcosa che non torna. Mi piace tanto la camminata di Jack. The Last of Us è un bel gioco, The Last of Us è un capolavoro per tanti motivi. Ascenso è un bel gioco anche secondo me. Secondo me Jack 2 ha dei... Ma cosa c'entra Crash 2? Crash 2 ha dei livelli meno iconici rispetto a quelli del resto della saga. Si salvano giusto Paul, ma non è vero. Anche i boss non mi fanno impazzire. Secondo me Crash 1 è il migliore. Vabbè. Ci sta, però secondo me il 2 è meglio. Sabaku diede 88 a God of War, 85. Cioè, vabbè, ma Sabaku fa bene a giocare al Elden Ring, così passa la vita a decifrare le pozzanghere che trova. Dice questo qui c'è passato un orco, qui c'è passato un drago con l'orchite. E lui si diverte, sì, vedi. Ma davvero ha dato 85? Io scherzo, questo è un mio personaggio, io non sono. Io sto impersonando un personaggio, non sono io, mi tolgo la responsabilità, io non rappresento quello che dico. È già tanto che non ho usato i decimali, no vabbè, quello no vabbè, se dai 85, ora io non lo so perché abbia dato 85 Uncharted, ma mi fa ridere l'88, mi fa ridere non tanto l'80 o l'85 ma l'88 mi fa ridere, come quello, no via blu dio, se no mi fa nemici. Cosa ne pensi quello fa? Basta, riguardi la live. Vedi non siamo su YouTube e non puoi riavvolgere la live. Vedi perché sarebbe bello fare le live su YouTube, così puoi riavvolgere. Quello 0.3 a cosa è dovuto? È dovuto probabilmente alla copertina più enfatizzata. La copertina di God of War è bella. È più bella. Ecco, tra la copertina di God of War e la copertina di Uncharted 4, preferisco la copertina di God of War, è vero. Può darsi che questo 0.3 abbia influito su questo aspetto. Sei in hype per God of War? Basta! Madonna! Sono in hype! Sono in hype! Non vedo l'ora esca! Sì, non se ne parla più! Non finisce mai più! Cioè... Certo che si può riavvolgere, sì, può riavvolgere il capo intorno allo schermo. Mi fa ridere Sabaku. L'orchite sarebbe la mega pietra per far mega evolvere Shrek. Basta, Shrek. Enrico nel deserto presenterà... No, vabbè, ma io stasera... Così. Puoi fare il gavibo che dice ragazzo. No, come si fa? Bella, ragazzo, si fa. Mi sembra di tornare a quando spammavamo Deathloop. Sei in God of War per... Basta, sei anche tu in hype per Atreus, possibile protagonista di noi God of War. Mamma mia, mamma, guarda, preferisco farmi una maratona a Plague Tale. 1, 2, 3, tutti li faranno. Io guarda, ma com'è possibile? Vive in una timeline dove non esiste un bel gioco di Jack, ma esiste il sequel di A Plague Tale. Io non voglio più stare in questa timeline, portatemi via, voglio stare in un universo bello, no, in un mondo dove succedono queste cose, dove Putin rompe coglioni da un anno e dove c'è il seguito di A Plague Tale. Ma per Dio, il seguito di A Plague Tale. Ma dai, io veramente quando l'annunciavo dissi no, non è possibile, ma veramente una presa di culo. C'è il remake di Kao, c'è Kao e non c'è Jack and Dexter. Ma io, ma cosa devo fare? Cosa devo fare per essere felice? Cosa devo fare? Lo devo fare alla corona della felicità? Cosa devo fare? È un uomo frustrato, un pochino sì, è un pazzo stasera, sono un po' sopra le righe stasera. Kao un capolavoro, non tanto quanto God of War. Il DLC di Kao, esatto, è uscito il DLC di Kao. Siamo nella timeline, nel multiverso della timeline in cui esiste il DLC di Kao e in cui sono 2 anni che aspettiamo il DLC di Crash 4. Io non ho parole, non ho parole. Sasha, c'è Vito, mi manda un vocale, fai sentire cosa dice. Perché Spiro 3? Non ho capito.
Cosa vuol dire? Boh, lo so, è impazzito. Cao League, nel multiverso dei giochi diversamente belli come Cao, nel multiverso della Caoia, nel multiverso della follia c'è la Plague Tale. Guardate, io ragazzi, io veramente non credo di aver mai giocato un gioco brutto come la Plague Tale. Io scrissi anche, lo scrissi a un video sulla Plague Tale, poi non l'ho mai fatto il video a Plague Tale. Uno, perché non ne valeva la pena, perché non l'avrebbe visto nessuno. E due, perché era troppo acido. Fammelo andare a cercare un attimo. Sono curioso di vedere cosa avevo scritto su Plague Tale. Che ne pensi di Ragnarok? Basta. E Prejanza è molto più competente. Sì, no, ma di sicuro Prejanza ci capì. Comunque ho visto che Prejanza fa palestra, quindi sarà meglio che spinga di più così. Tante volte capita in io spero di non incontrarlo mai Prejanza, ma no perché non voglio, ma perché va a finire male. Anthony, non da parte mia, ma lui lo vedo molto deciso. Anonymous Cheerer, chi è che ha anonimamente donato 100 bit? Grazie. Frontiers è meglio God of War? Frontiers? Ah, Sonic. No, secondo me Sonic sarà il GOTY di quest'anno o della fine dell'anno. Cosa devo cercare? Plague Tale. Oddio, l'ho buttato via? Ho buttato via il testo di Plague Tale, non è possibile. Non lo trovo più. Capace ho buttato via, di tanto lo girerò mai. Lo farò mai, non è possibile. Plague, eccolo, l'ho trovato. Sembrava strano. Scritto il 9 gennaio 2022. Allora, un video che Zaff si è abbonato due volte. Come fosse? Si è abbonato con Prime. Grazie. Stasera sto fermando un polmone, grazie. Porterai il prossimo Sonic? Può darsi, perché mi attira. Secondo me Sonic regalerà delle sorprese. Allora, questo video di A Plague Tale, che non ho mai fatto, già dal titolo era tutto un frame, che si chiamava A Plague Tale e i voti dati alla Cabbo, cioè con l'icona, vedi quel puntino rosso, sono due B, le emoji della B. A Plague Tale e i voti dati alla Cabbo, questo era il video. E, tra l'altro avevo scritto tanto, cioè era un video lungo anche, non è una sega con questo cazzo di iPhone, voglio un iPhone che non fa luce, cioè avevo scritto tanto, guarda là, era, ma magari potrei anche, solo che ormai è tardi perché non gliene frega più niente a nessuno di Plague Tale. Boh, non lo so. C'è un paragrafo, dice: distinguere la merda dall'oro, il brillante dal mediocre è essenziale. Poi uno decide dopo cosa fare sia della merda che dell'oro, ma trovo che sviluppare un senso critico sia essenziale per fruire di qualcosa senza vivere passivamente. Vabbè, forse non l'ho girato anche perché mi stomacava anche da me da solo, quindi. Però insomma non era tanto un video sulla Plague Tale quanto su quelli che apprezzavano la Plague Tale, è una cosa proprio molto democratica, diciamo così. No, ma secondo me se ti garba Plague Tale c'è un problema proprio. Poi non siamo tutti perfetti, voglio dire, non siamo tutti giusti, c'è anche chi, cioè, nel senso, no? Scherzo, sto scherzando. Però nel senso, se io trovo per strada uno che mangia una torta di merda, gli dico: ma che cazzo fai? Cazzo fai? Lui: no, è buona, gli do 9. Va bene, mangiati la torta di merda. Però io non la mangio, cioè. Magari fammela assaggiare, l'assaggio anche. Sono disposto ad assaggiare la tua torta di merda. Però sono anche libero di dire che te mangi la merda. E sei uno che mangia la merda. Allora se io ti dico che mangi la merda, chi è che ha ragione? Ma io sono libero di mangiare la merda. Vabbè, mangia la merda. No, te mi giudichi perché mangio la merda. Ascolta, mangi la merda e non rompere i coglioni. Cioè, capito come si fa presto? È questione di... Basta, ho perso il filo del discorso. Attenzione, news. Nuovo video Sabaku che ha decifrato una pozzanghera dove passava un bisonte con l'orchite, però. Enrico Dado diede a 9 a Plague Tale. Sì, lo so. Io mi sto riferendo proprio a Dado Bugs, che dette diede, anzi... Diede o dette? Diede che tempo? Cioè è italiano, però diede. Probabilmente diede più passato di dette, non lo so. Insomma, dette, diede 9 a Plague Tale. Ora, sei liberissimo di dare 9 a Plague Tale. Però. Insomma. A
Plague Tale 9, ma proprio male la vita. Lui gli dette 9. Cioè, ecco, secondo me, se te dai 9 a Plague Tale, non mi devi parlare. Non hai proprio... Cioè, è brutto da dire, ma non sei in grado di parlarmi di The Last of Us, di altre cose. Poi, infatti, fa il video come si è visto l'altra sera di OnlyFans. Dadobax, mi sta guardando. Dopo il video che ha fatto l'altra sera su OnlyFans con la tipa, guarda, mi sei proprio caduto, mi dispiace. Ma ognuno si deve prendere le proprie responsabilità, abbi pazienza. Sono sempre il personaggio, non sono io stasera, è il personaggio. Sono un personaggio in cerca di autore. Oddio. Io proprio ho bevuto, cosa ho bevuto stasera? Sono lì, io sono stasera, sono galleggiante. Stasera la mia anima è libera e fluisce come un galleggiante che galleggia sulle umide rive della vita, allontanandosi dalla palude del pensiero e librando come libra la fantasia in costante flusso. No, la verità è che sono bipolare. State indietro! Ascolta, non siamo qui per ucciderti, altrimenti l'avremmo già fatto. Siete amici? Altrimenti l'avremmo già fatto. No, noi, quindi, dove sono i nostri? Sono davanti a te. Che cosa? Soltanto voi due? Ma quanto credono che valga quelli là? A dire la verità, inizio a chiedermelo anch'io. Senti, se vuoi puoi rimanere qui a fare da bersaglio, però io e Dexter ce la battiamo prima che ritornino quei mostri. Comunque doppiaggio veramente incredibile, doppiaggio di qualità totale proprio. Il doppiaggio è veramente perfetto. Ehi ragazzi, vi volevo ringraziare per avermi salvato la pelle laggiù nella miniera. E noi vorremmo ringraziare te per la pessima mira che hai, Vin. Ah già, scusate per questo dettaglio, sapete, ho i nervi a fior di pelle. Nervosetto, eh? Non ce ne eravamo accorti. Ah! Una testa di metallo dietro di me! Cosa? Dov'è? Dov'è? Aiuto! Dov'è? Il mio cuore! Scherzetto? Non male come riflessi comunque. Non è affatto divertente! Scherzetto? Le teste di metallo hanno attaccato i miei avamposti minerari e stiamo finendo tutto l'eco. L'energia dell'eco mantiene gli scudi della città attivi e se questi cadono, beh, potremo dare il bacio della buonanotte alle nostre belle chiappe. Ho in mente delle sorpresine per quelle teste di metallo. Devi tenere gli scudi alzati almeno fino a quando l'ombra non avrà deciso come intende operare. Le mie analisi indicano un calo nel flusso di eco alla piattaforma d'estrazione. Probabilmente c'è ancora qualche uovo di teste di metallo che sta succhiando energia. Dovete usare il cancello warp per andare fino alla piattaforma e arrivati laggiù, distruggete tutte le uova di teste di metallo che trovate. Certo, graficamente è una roba allucinante, eh. È una roba veramente allucinante, mamma mia. Ma poi il fatto che anche lì, quella scenettina banalissima di Dexter che guarda lo schermo e si imbambola, cioè solo quella clip lì è una grande manifestazione di volontà di voler comunicare, di voler arricchire il personaggio in modo veramente importante. È una cosa assurda. Io, cioè, ci faccio caso ora rigiocandolo, però veramente da questi dettagli visti capisci quanto ci abbiano proprio investito nella narrazione. Poi è chiaro, la scrittura non è sempre brillante, infatti tanti filmati sono più belli di altri, però, cioè, mettere quelle scenettine così che ti caratterizzano il personaggio, che sono fini a se stesse, perché nella storia non serve a nulla vedere Dexter che fa così, però ti caratterizza il personaggio, ti ci fa legare, ti ci fa voler bene. E quindi sono queste le cose che fanno bello un'opera, che fanno bello un film, un gioco. Queste cose qui che ti fanno veramente legare a un personaggio, no, il bimbettino. Ti asca lascia, cos'è che dice Atreus che io dissi in una vecchia clip, ti asca lascia, lo so, cioè, lo sa, Ren le sa tutte, non è presente stasera, va bene, pazienza. Se dai 9 a Plague Tale sei in malafede o sei stronzo? C'è un problema, se dai 9 a Plague Tale c'è un problema. Come oggi vedevo una live, chi era? Era Kuro Lili, mi dispiace, Kuro Lili, io non ti conosco, però mi spiace. E giocava proprio a Plague Tale, quello no, Requiem.
e uno diceva nella chat: no, a me com'è questo sequel, perché a me il primo non mi è piaciuto per niente. E lei fa: come non ti è piaciuto? Ma il primo era bello, sì, il controllo non era un granché, però era un gioco indie, e dai giochi indie non ci si può aspettare cose eccezionali. Questo non va bene, è un presupposto che non va bene. Se si parte dal giudicare un gioco da questi presupposti, non va bene, semplicemente. Dado ha fatto un video retrospettivo, su Menante, fatto veramente bene. No, non lo guardo neanche se mi paghi. E dico, stasera è proprio Jack 2, una distorsione della versione originale. Vabbè, ho perso dei commenti, scusate. Lo avevi visto? Cos'è? Come fare a incavolare Enrico, che voto gli daresti? Cos'è? Ah sì, l'ho visto. No, due ore fa, attenzione. È quello della pizza. Affamato per un po' di pizza vaporina? Stiamo dando... facciamo un giveaway con la scatola pizza con due Crash Bandicoot 4 codici, vabbè sì, con due cioè praticamente con due codici, in che senso? Cioè un giveaway. Per partecipare metti like, segui Crash Bandicoot e tagga un amico a cui vogliono far giocare Crash, perfetto. Quindi questo secondo loro è l'inizio della nuova campagna di marketing che ci porterà da qui alla fine dell'anno, arrivi al The Boompa League. Probabilmente da qui alle prossime settimane, prossimi giorni, prossimi mesi vedrete molti arti post su Crash Bandicoot, perché ovviamente sono stati fermi un anno intero e ora il post, il profilo Instagram è morto e devono un po' rimettere in moto. Quindi facciamo i giveaway, invece di annunciare qualcosa di sostanzioso, annunciamo il giveaway con la scatola della pizza. Ma va bene, social media manager che fanno questo di lavoro e vengano anche pagati, vabbè. Appena entrate la prima cosa che sento è chiudete l'aria, ma è così, è giustissimo. È un peccato che Jack è qualitativamente superiore sia quello più frustrante. Ma qualitativamente anche il 3 è fatto bene, cioè forse il 3 è meglio del 2. Il problema del 3 è che è un po' a caso, però il 3 tecnicamente forse è meglio del 2. Il doppiaggio italiano di Crash 4 è molto meglio italiano. Il doppiaggio italiano di Crash 4 è molto meglio in italiano. Beh, certo, il doppiaggio italiano è meglio del doppiaggio in italiano. In inglese non si può sentire. Boh. È la verità, no? Degli indie non ti può aspettare un grande controllo. Non è vero. Non è vero, perché l'altra sera si è giocato a Gioino dell'Uccellino. 80, grazie! Benvenuto. L'altra sera si è giocato a Gioino dell'Uccellino, c'aveva un controllo che manca poco si mangia Mario, per dire. Quindi il controllo, se sei uno sviluppatore, un programmatore bravo e sai capire come si fa un controllo, poi chiaramente lei magari parlava del combat system, ora io ho detto il controllo, però parlava sì forse del combat system, però il controllo è una cosa fondamentale in videogiochi e non vuol dire che se sei indie allora ti puoi permettere un controllo fatto male, cioè se vuoi fare un gioco e vuoi essere competitivo nel mercato devi fare un bel lavoro, devi essere in grado di dire oh faccio un bel lavoro, se no, cioè anche KO si controlla bene, è un gioco indie. KO sa di poco perché è un gioco che gli manca tante cose, però non si può dire che si controlli male. Per me la cosa migliore di KO è proprio il controllo, quindi cioè il fatto che sia un indie non vuol dire che si può giustificare scivoloni vari. Se a Playtale è un troiaio, se è indie sarebbe stato peggio se non fosse stato un indie, però un indie è un troiaio uguale. Non vuol dire che siano brutti, sono sempre indie, tanto di cappello. Ho capito, ma no, perché con questa mentalità secondo me si è complici del troiaio, della monnezza. Perché se io faccio un gioco brutto e lo fa da me e te mi devi dire che è brutto, no? Dici, oh, poverino, l'ho fatto da solo, voglio carezzina, poverino, una merda però, oh dai, più di così non sa fa, no. Nel momento in cui io mi fa pagare deve essere decente. Poi magari è chiaro, non posso fare da solo un gioco come Jack and Dexter, però nel momento in cui lo vendo, lo fa pagare, il gioco deve essere quantomeno avere dei canoni di qualità apprezzati. Poi può essere di più o di meno. Ci sono tanti giochi AAA, come ad esempio Tomb Raider, il reboot di Tomb Raider, che tutti e tre avevano il controllo del fucile, faceva schifo. Quindi va bene. La pizza è perché ci sarà un gioco di simulazione pizza, un protagonista, sì, poi davvero viene fuori che la Boompa League è un gioco dove Crash fa le pizze, quindi
Dexter per PSP era stupendo, non Jack and Dexter. Ah, ok, Dexter è stupendo davvero. Dipende anche da quanti sviluppatori sono dietro. Il gioino dell'uccellino è stato fatto da una persona. Game Freak, che è quella che fa Pokémon, per chi non lo sapesse, sta facendo quel troiaio di violetto uvetto con quella qualità lì. Ecco, quella qualità lì non è più accettabile. Io ho giocato degli indie dal controllo becerissimo con delle trame favolose. Tipo, ho capito, ma anche Ori è un mezzo indie che però ha un controllo bellissimo, una trama bellissima, un'estetica bellissima, un'atmosfera incredibile. È tutto bello Ori, ed è comunque indie. Cioè, Limbo è un indie storico che ha un controllo incredibile, la trama bella, l'atmosfera bella. Lo stesso Inside, Journey, non so se si possa considerare indie. Non è che è un indie, allora può far non si chiude un occhio, no, non sono d'accordo. Magari l'indie ti fa chiudere l'occhio sulla grandezza del gioco, sulla profondità. Però il fatto, cioè secondo me ci sono delle basi che devono essere quelle. Cioè il controllo, una qualità, una visione ci deve essere. Se fa un indie devi adattarti. Il punto è quello, se fa un indie devi essere in grado di sapere quello che fai e soprattutto di essere consapevole dei tuoi limiti. Se te sei un indie e vuoi fare The Last of Us è chiaro che non ci riuscirai mai, infatti esce a Plague Tale. Poi se sei un fag di The Last of Us gli dai 9 perché invece vedi oh sono migliore The Last of Us, ma non è The Last of Us. Ho visto talmente tanta pubblicità sui Ringo che mi... Ascolta, vale Vitis, non vuoi, non... Cioè, ti dà noia la pubblicità. Non la guardare la live, chiudi il computer, il telefono, non la guardare la live. Vai a fare qualcos'altro, gioca a Mario. Non importa che stai in chat a lamentarti di quello che ti succede, perché non ci interessa, siamo cattivi. No, scherzo, vale Vitis. Poverina, vale Vitis, scusa. Ma non so, è un personaggio. Io sono un personaggio in cerca di schiaffi, veramente stasera. Grandi casi di sviluppo fanno remix su remix senza inventarsi niente di nuovo. Hai il coraggio di lamentarsi se chi ci prova non ti offre un controllo perfetto. Vabbè, però allora anche lì siamo un po' socialisti. Com'era? Com'è che ho detto prima di Vale Vitis? Sindacalisti, qui siamo un po' sindacalisti però allora, scusa. Grandi casi di sviluppo fanno remake su remake, però questo non è, cioè, questo lì è un remake, è il signore dei remake, però fatto bene, cioè. Ora, un remake fatto male, è un altro discorso. Dimmi un remake fatto male. Sì, comunque sono d'accordo, ma non c'entra niente, perché questo è, non c'entra niente questo. Crash 4 è stato fatto da una sola persona che va, vabbè. Abzu, per esempio, che non so se sia un indie, penso di sì, è bello, però mi è piaciuto meno di Journey, perché è un po' più vuoto, secondo me. Amnesia ti dice niente, non l'ho giocato. Shantae è un indie, ma è un capolavoro. Sì, non l'ho giocato, però non lo so, perché io non avendolo giocato, non so dire se... Cazzo, Giulia ne sa più di te. Vabbè, via, sto zitto, via. Non urlare. Si trattano così le donne, cosa? Io sono indietro. Abbiamo due punti di vista molto diversi, mi sa. Ma io non ho... Ma ora, lo vedi però, Lo vedi, ho detto così, allora vuol dire che tutti gli indie fanno cane. Non ho detto questo. Ho detto che semplicemente se un gioco è indie non vuol dire che vada preso chiudendo un occhio. Non bisogna avere due pesi e due misure. Non ho detto che tutti gli indie fanno ca. Ma ci sono tanti indie che fanno ca e che però vengano presi bene perché sono indie, poverini, anche se fa ca che se ne frega. Cioè, capito? God of War Ragnarok, sì. Non puoi pretendere che gli indie siano perfetti. Ma non è questo il punto! Il punto è che Plague Tale fa ca! Non urlare se no ti denunciano per aggressione verbale. Poi vabbè, Short Hike è un capolavoro. Nell'essere tecnicamente più semplice lo rende anche più controllabile ed ottimizzabile a livello produttivo. Sì. Con questo non voglio dire che sia denigrare, una perla come un po' che precedente. Sì, però... Ho capito.
Ma perché mi dovete mettere con le spalle al muro? Sì, basta, ragazzi. Tanto volete avere ragione voi, avete ragione voi. Non capite cosa voglio dire. Ah no, dovevo andare qui, dovevo andare qui. Basta, Siletia. Sì, Siletia. Outer Wild è un super indie. È un indie Outer Wild, davvero. Per esempio, un altro indie, credo, è Subnautica. No, questa missione lì. Subnautica si può considerare un indie? Subnautica è un gioco indie che ha tante sbavature, però è piuttosto bello e quindi gli si perdona l'essere di indie. Ora, però non sono sicuro che Subnautica sia un indie, ma penso di sì. È un esempio. Poi ci sono tanti indie che sono più curati proprio perché magari sono più piccoli. Io ho detto quello, dico che secondo me a Plague Tale non è che sia un indie, allora li puoi giustificare il fatto che sia più sbavato. Perché il problema di a Plague Tale non è che è sbavato, è che non sa di nulla. Cioè, se a Plague Tale uguale così lo davi a Naughty Dog, era un troiaio uguale. Dio quello. Vito 4 è un indie. Unravel è carino come gioco. Io provai la demo, non mi garbò. Gli indie sono giochi come tutti gli altri, non devono avere vantaggi che appunto, quello, esatto. Naughty Dog li sa fare i giochi. Sì, no, ragazzi, io sto dicendo che se te prendi a Plague Tale così, come l'hanno pensato loro, e lo fai fa uguale a Naughty Dog, è un troiaio lo stesso, perché gli manca le cose belle in a Plague Tale. Capì? Magari graficamente viene bene, si controllerà anche meglio, ma un gioco che te l'unica cosa devi fare è tirare i sassini sulle pentole per far distrarre i soldatini. Ma mi spieghi, ma come fai a giocarlo tutto? Io meno male lo platinai col bug, sennò veramente... Ci ricordiamo di Soma. Ah, quello che giocavi l'altra sera, l'altro giorno. A Plague Tale l'ho trovato fantastico, ma come fai a averlo trovato fantastico a Plague Tale? Come fai a aver trovato fantasia? E risate Mirai. Ma come? Jak and Dester ti piace più di Crash? Ma è come se tu andassi da un appassionato di scacchi e gli dicessi: preferisci le pedine bianche o le pedine nere? Come lui ti deve dire? Scusa. A me piace Jak perché ci sono cresciuto e perché è un gioco fatto bene, che mi ha accompagnato per tanti anni, ma è forse fra Crash e Jak prenderei Crash, sì. Però anche, cioè, diciamo che il punto è che Jak non ha avuto un'evoluzione che meritava. Se ci fosse stata una trilogia di Jak come Jak 1, probabilmente avrei preferito la trilogia di Jak come Jak 1. Io che vi vedo litigare per la Plague Tale, quando l'ho scoperto 10 minuti fa, mi dispiace di avertelo fatto scoprire. Sì, mi è piaciuto un sacco, la storia e l'ambientazione mi hanno catturato. Ti hanno catturato e non ti hanno più liberato, proprio la cosa che mi ha fatto è l'IA dei nemici che non esisteva. Ah, meno male. Ma non è che manca l'IA, è che manca proprio il gioco, manca il gameplay in a Plague Tale. GTA 6 in indie, sì, potrebbe preferire le bianche perché qui la crisi inizia. In realtà è vero che si inizia alle bianche. Preferisci Walter White o René Fuga? Guarda, mi fate parlare di... anche di Boris, se no davvero non si arriva a domani. Facciamo questo livello, vi? Fatemi giocare perché questo pezzo lo voglio mettere nel video. Oh yes. No! Sarà una lunga missione questa. Poi dove erano? Qua ce n'era altri qui. Era dell'arte Dova. No, zero, dice zero, allora non c'è più. Dai.
Non gli posso sparare. Ma è finito? No? Non dovrebbe uscire da solo. Boh, ok. Dunque, ci dovrebbe essere un globo. Eccolo qui. Che ne pensi di Peppers, please? Peppers, please? Non ci posso credere che lo Zero Project Jack 2 sia in lavorazione. No, vabbè. Ci sto... Ora, prima io forse ho sbagliato ad annunciarlo, però ho iniziato a scriverlo. Non so quando riuscirò a farlo, vorrei farlo, però sì, me lo prendo come impegno, perché comunque ormai mi sono messo in testa che video li voglio fare. Sto facendo, sto lavorando già a altri due video. Cioè, ho messo in cantiere un sacco di robe, va bene, ok. E per questo ho messo in pausa momentaneamente i gameplay di Crash 4, tanto sarà bene fare i gameplay di Crash 4 sfruttando anche l'onda di hype che avrà l'annuncio di Wumpa League, spero, Però, insomma, penso di ricominciare con i gameplay a novembre, insomma, quando usciranno questi due video. Lo Zero Play, però... Mi verrebbe da dire, spero di farlo entro Natale, però non lo so, vediamo. Vediamo. Anche perché non lo voglio fare troppo lungo, Zero Play Jack 2, fa un quarto d'ora massimo. Vediamo un po'. Chiaro... Poi guardatelo, perché se no, cioè, se fa lo Zero Play e poi me lo vedano 5.000 persone, ci resto male. Bello, 5.000 stati, però non sono... Vabbè, ma tanto gli Zero Play guadagnano col tempo, quindi... Zero Play, vedi, se non ti occupa troppo... No, Zero Play mi richiede il tempo, però appunto voglio fare un Zero Play non immenso, mai più Zero Play di mezz'ora come Rift Apart è proprio impazzito, non ha senso fare un video del genere, troppo serio, troppo come se fosse stata una recensione di una testata, non ha senso fare una cosa così, non ha senso, però va bene. Diciamo che probabilmente si potrebbe fare uno Zero Play di Rift Apart in versione condensata, però non ha molto senso farlo. Cioè, sarebbe un po'... La versione breve di Zero Play. Secondo me di Rift Apart si può tagliare almeno 10 minuti, tutti si possono tagliare. Farò Zero Play su Plague Tale. Io in realtà avevo scritto un video su Plague Tale, l'ho detto prima, ma non l'ho mai girato, non l'ho mai registrato, perché è meglio così, veramente è meglio così. Ci sono cose che non vanno pubblicate. Oh! E più? Queste musiche. Musiche, io non so. Ancora. Poi non ho mai capito se le gemme delle teste di metallo sono contate o se sono in eccedenza. Non mi capita sta cosa. Dovrebbe essere un globo anche lì o l'ho già preso? O se riesco a fare tutta questa missione senza morire, però merito un premio, eh. Sarebbe da mettere Jack 1 giusto per fare un paragone al volo. Bello il suono del coso che
del ferro che cigola. Senti, non si alza più? No, si rialza. Allora, dovrebbe essere l'ultimo. Spero di resistere. Ma perché devono far l'ova su muri? Io non so. Mosca! Zitto, zitto. Pare che qui scoppia tutto ora. Oh, levati! Quanti sono? Ecco, vedi, si è giunto giù tutto. Guarda caso! Si è creata una pratica occasione per passare. No! Cosa? Ed è qui che si manifesta tutta la malvagità di Jack 2. Cioè che se te mori alla fine di una missione devi rifare tutto. Vabbè, non devo rifare i cannoni, però devo rifare tutto. Mamma mia. Ma per quale motivo? Perché? Perché non c'è il checkpoint? Le uova rimangono distrutte. Meno male. Meno male, però uguale, devo rompermi i coglioni a rifare tutta la strada e ammazzare tutte le cose. D'accordo, 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 sono calmo, sto bene. Bellissimo. Hai giocato a Bloodborne, ricordi? Sì, vabbè, sì, vabbè. Ma il Bloodborne era fatto così, il gioco, era volutamente così. Questo non è un Souls, sì. Questo è il capostipite dei Souls. Era bello se proprio quando muori ti leva anche le armi, devi rifare tutto. Vediamo qualche commento. Mistici checkpoint Jack 2. Hai già pensato cosa portare in live ad Halloween? Non lo so. No. Boh. Quando all'inizio delle Zero Flash era scritto tranquillo, non è un gameplay. Lo so. Le teste di metallo diventano infinite quando finisci il gioco, se non sbaglio. Può darsi. No, a parte... Non lo so. Ricolo, un premio. Che diamo? Musica che non sa di nulla, sì. Cioè, è veramente... Cioè, non è brutta, perché comunque... Fa ambiente, però è veramente blanda. Cioè, siamo passati da un gioco con le musiche questa roba lì, cioè dai. Inside? Che hanno messo nel plus, eh? Jack 2 e il Souls dei Naughty Dog. Mi rompo un coglione, gioco male. Gioco male e muoio, per forza. Top, 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 top.
fatto il brutto in faccia, lo so. Buonasera Cristiano 92 IFI. Perché IFI? Mi spieghi perché IFI? Zero Fly finiti? Piri pipiri? Cosa? Alla prossima morte droppa. Guarda, io volevo droppare prima. Non ho droppato per per stoicismo, ma più che altro perché mi serve gameplay per far video, devo andare avanti un altro po'. Però Dio santo, che palle. Non chiedo come va, so come potrebbe finire. Vabbè, no, tranquillo, tranquillo. A me la musica piace molto più del 3 che alcuni strumenti del primo gioco mescolati all'elettronica con toni più cupi. Nel 3 invece c'è quella musica dei titoli di coda che odio con tutto me stesso, è vero. La musica del 3 dei titoli di coda è odiosa. È bruttissima. Cioè, sa tipo... Che merdina. Veramente merdina, sì. Ma com'era? Nel 3 c'è qualche musica bella, tipo quando sei nel deserto, c'è qualche pezzetto bellino. Però secondo me la colonna sonora, se si può chiamare colonna sonora, di Jack 3 non è tanto riuscita. Meglio quella del 2. Mi piaceva come suonava. Ah, IFI. Cristiano 92 IFI. Perché mi piace come suonava. Grazie! La cantina del Leo Twitch 14. Rinnoviamo un po' che volevo fare grande. E se sei sub, entra nel gruppo Telegram anche tu. Nel deserto che fa Sì, ho presente. Globino. Emoglobino. Ora non mi fregherai. No. Grande, grosso e stronzone. Poi secondo me la cosa peggiore di Jack 2 è proprio l'assenza dell'eco, che è chiaro, l'eco verde c'è la vita, l'eco rosso le armi hanno l'eco rosso, l'eco verde, cioè i colori delle armi sono i colori dell'eco, quindi indubbiamente hanno cercato di non dimenticarsi dell'eco. Però il fatto che non ci siano riferimenti all'eco, che era la cosa più bella di Jack 1, è veramente triste. Cioè, avete fatto un gioco intero su Jack che non si sa perché riesce a incanalare l'eco, l'energia più antica del mondo, e nel 2 l'eco sparisce, l'eco blu, l'eco giallo, l'eco rosso. Ma perché? Ci sono le armi che vanno con l'eco. È veramente una blandezza, una tristezza. Mamma mia. Cioè, a ripensarci veramente. È una cosa proprio oscena. Oh, fermo, non ti posso leggere, chi è? Reverendo. 16 mesi, grazie. Reverendo. Non mi ammazzare. Te, Reverendo, non ci sei più nel gruppo dei sub. Zero, finito, vero. Io ho una domanda, ma se il gioco è in versione americana, legge lo stesso gioco? Hai distrutto l'ultimo uovo di teste di metallo. Questo dovrebbe darci un po' più di eco per la città. Bel lavoro! Vedi, l'eco ti dà l'eco, però per eco si intende sempre l'eco scuro. Non l'eco di tutti i tipi. Cioè... è veramente un peccato aver ridotto a niente tutto il discorso dell'eco. L'eco oscuro e basta. L'eco luminoso, vabbè, arriverà nel 3 per esigenze proprio. Non ho molto tempo per stare su Telegram. Va bene. Ricordare quella gran cagata di Jack and Dexter Lost Frontier non esiste. Sì, in The Lost Frontier ci hanno provato a rimettere l'eco, ma lasciamo perdere. La Lord Precarza è andata a puttana. È per questo che io dico che nel 3, quando c'è la rivelazione, non la posso prendere sul serio. Perché Jack 2 e 3 è quasi un sequel apocrifo dell'1. Cioè, è una cosa talmente per conto suo che si retconna da sé, secondo me.
poi, cioè, come puoi pensare? Grazie, Marti Lucas ha regalato una sub. Grazie, stasera tante sub. Che avete visto che c'è ringraziamento. Funziona. È come se avessero preso tutto Jack 1 e l'avessero mescolato con Blade Runner, praticamente. Ma come puoi pensare che, cioè, che veramente è? Cioè, ma... Oh, bello, Jack 1, facciamo un sequel. Sì, bello, cavolo. Mettiamolo. Mettiamoci Blade Runner nel... Ma come? Cioè, come fai? Come fai? Entrate su Telegram, punto esclamativo Telegram. Madonna, ve lo scrivo io. Ve lo scrivo io, punto esclamativo Telegram. Telegram. Oh. Sì, facciamolo simil GTA con l'atmosfera di Blade Runner. Ah, me lo scrivo stavolta, me lo scrivo. Jack 2. Jack più GTA più Blade Runner. Perché è un input interessante. Ci volevano palazzoni più grossi. Vabbè. A tutti i cittadini. Poi tutta sta nebbia. Garberebbe ci fosse la missione della montagna precarsor, ma ho paura che sia presto, perché prima di andare sulla montagna precarsor bisogna andare da Onin. Ecco, Onin tra l'altro è un personaggio che mi garba. Garberebbe tornasse in qualche modo. Cosa ci può essere ora? C'è Tess. Non lo so. Non so in che punto siamo. Ehi là, zuccherino! Sei nuova di queste parti? Ah. Beh, lo sai che ti dico? Sei proprio carina. Aspetta, io ti ho già vista. Tu stai con il mondo sotterraneo. Mi chiamo Tess. Thorn mi ha mandata a tenere d'occhio Crew. Reggimi il gioco e forse riuscirò a mettere le mani su qualche segreto di Crew. Oh, io adoro le missioni sotto copertura. Ma in due si lavora meglio che da soli. Lascia che ti dia una mano. Wow, ma qui c'è una montagna di bottiglie. No. Che tristezza questa neve. Ma questo è... va giù direttamente. Ragazzi, questo è nettare degli dèi. E che cos'è questa roba viola? Senti, Jack, adesso ho bisogno che tu e il tuo topo parlante andiate in giro a recuperare un po' di crediti. Ciao, che vi spettano. Ciao, signor Pappagorge, come va la vita? Ehi, che problemi ha? Sta male? No, niente, sto bene. Sono affari miei. A volte mi sento così strano. Sono tanto Ascolta. Ho 6 clienti in giro per la città che devono farmi avere dei soldi. Ho bisogno che tu vada a raccogliere le borse più in fretta che puoi e che sistemi le guardie che dovessero mettere il naso. Recupera una borsa troppo tardi e qualcuno potrebbe prendermela. Tanto secca! Lo sai qual è il tuo problema, Crew? A te mancano le idee. Questo posto potrebbe essere un vero sballo. Prova a pensarci. Tutti a ballare. Ci vorrebbe musica e un sacco di donne! Jackson! Recupera quelle 14 borse prima che scompaiano e portamele qui. Se ne perdi anche una sola, è molto meglio che tu non ti faccia mai più vedere, ragazzo, ok? Boh, è una cosa incredibile comunque. Cioè... Perché sì, il gioco è noioso, è brutto, però... Boh, quando vedi Dexter così, che ha animato benissimo. Cioè, piange il cuore, veramente. Daniele, sì, vabbè. Ma al di là di Daniele Demma, proprio quanto. Cioè, mi meraviglio ancora dopo 20 anni a vedere quanto funzionino bene Jack e Dexter, proprio. Come siano due personaggi bellissimi, proprio. È uno spreco di potenziale che veramente è come avere una pentola d'oro e cacci sopra. Possiamo dire che Jack 2 è un grande potenziale. Appunto. Altra missione di corsa, che strano. Ho la gola tanto secca. No, devo portare sacchettini. Che cosa? Qui mi sa che devo per forza usare questo zoomer, non lo so. Non so se posso cambiarlo. Mm.
No, ah, ok, 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 okay. Ho sbagliato strada, sbagliato strada. Fermo. Per proprio tornare indietro nel tempo e essere una moschina nello studio di doppiaggio dove quello lì ha registrato. Fermo. Oddio. Oh. No. 6 secondi. 7 secondi. 5, 4. Per favore. Cazzo fai? Su. Fuori dal veicolo. Incidenta l'anno che verrà. Su. Cioè, è chiaro che poi la gente, quando gli parli di Dex, di Jack and Daxter, ti dice Jack and Daxter e pensa a questo gioco, perché non è un gioco che gli rende giustizia. Non è un gioco che sfrutta il potenziale dei personaggi, cioè lo sfrutta male, lo usa male. Chat, grazie, chi era? Dior Laster, Semis, grazie. Voglio il comando per favore. Anche te Dior Laster, se vuoi entrare nel gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram. Unite, popolate! Gruppo Telegram. Mi sembrava strano se servissero altri incrociatori, ce n'è 6.000. Ma poi tutta sta gente per me. Per Jack. Sospetto in un veicolo. Fermo. Chiamo altri Hellcats. Che missioni noiose e inutili. Che rottura di coglioni. Ricorda. Sì, ricorda che non uscirà mai Jack nuovo. Inseguimento nel settore 4. Non finisce mai più. No, non finisce. Non finisce mai più. No, non finisce mai più. Dove devo andare? È finito. Portiamo i soldi a Crew. No, non parla, sì, è troppo acuto. Non lo so fare. Dia, Crew. Dov'è? Eccolo. Che cammina così piano? Recupero crediti, eh? Beh, prendete questo potenziamento per arma e andatevene! È l'ora del pisolino di bellezza. Un pisolino? Dovresti dormire un secolo. Dovresti dormire un secolo? Aumentata cadenza di fuoco della scattergun. Storico sto gioco, eh sì. Ai tempi era figo. Sì, superata la prova del tempo del primo, ma era molto. Non credo sia un caso che Ratchet & Clank sia sopravvissuto di più. Cioè, è vero che Naughty Dog non ha più fatto Jack, ma non ha più fatto Jack anche perché secondo me non ha avuto. Cioè. Ora non mi ricordo le vendite, ma non credo che Jack 2, Jack 3 e Jack X soprattutto abbiano venduto così tanto. Probabilmente Ratchet 2, 3 e Gladiator hanno venduto di più, secondo me. Dio Mercole. È mezzanotte? È già mezzanotte. Andiamo in palestra domani. Fuori dal veicolo. Ma cosa vuol dire? Ma veramente io pensi tutti i dialoghi delle guardie saranno 7, veramente? Quanti sono? Sono pochissimi. Ma com'è possibile? Io mi ricordo ai tempi di aver letto la recensione di Jack 2 che diceva che la città era brulicante di vita.
Insomma. No, sarebbe bello rivedere il numero di PS Mania con la recensione di Jack 2. Sarebbe da farci una live. Come si diceva all'inizio. Vediamo sto filmato cos'è. Uno dei miei vecchi compagni nella guardia è stato mandato alla stazione di pompaggio. Non abbiamo avuto più notizie dalla pattuglia dopo quello che voi avete combinato laggiù. Credo che la mia amica abbia bisogno d'aiuto. La tua amica è dritta. Non farti venire idee strane. E tu piantala. Questa è una faccenda seria, idiota. Dillo anche a lui. Non si scherza con il fuoco. L'amica di cui vi parlavo in passato ha aiutato molte volte i bassi fondi. Tornate alla stazione di pompaggio e date un'occhiata in giro. Prestate assistenza se è necessario. E tu porta subito quel tuo sedere peloso fuori da qui. Boh, a me io lo amo, Dexter. Non ci posso fare niente. Giulia va via, ciao. Notte a tutti, buonanotte. Jack invecchiato bene come i migliori Mario. Naughty Dog ha voluto uccidere la serie dopo il primo, sono dei giochi sufficienti. In realtà Jack X è un bel gioco, però sì, non è un bel Jack. Conoscevi il trucco di Jack che si mette la copertina? Sì, lo sapevo. Sì, pare che questa cosa sia stata scoperta di recente, ma io lo sapevo. Ma credo fosse scritto sul manuale, cioè... Che se te vai contro il muro e pigi la levetta a sinistra, lui si mette lì e le guardie non ti vedono. Per il 2003 era piena per il 2003 era piena di vita la città, dai, piena di persone cammino. Sì, vabbè. Sul PS2 scoprì a caso. Jack X è l'unico che non ho mai giocato. Io lo giocai qualche anno fa quando lo misero sullo store. Me lo ricordavo peggio, è divertente, è un bel gioco, si controllano bene le macchine, secondo me è soddisfacente come gioco, però sì, non lo giocheresti se non fosse per Jack, insomma. Giochi perché c'è Jack, un gioco abbastanza, sì, inutile, però sai, erano altri tempi. Sospetto il mio veicolo. Il punto qual è? È che secondo me, e dirò una cosa molto, molto nostalgica. Oh, ma è altissimo il volume, ma non me lo dite che il volume è altissimo. Per favore. Enrico, temo mi si sia rotto il telefono. Perché? Che è successo? Scrivimi su Instagram, non lo so, usa il telefono, il computer. Usa il computer. Si può dire che non abbiano mai avuto... Non abbiamo mai avuto un Jack dopo il primo con del vero potenziale sfruttato. Assolutamente sì. Il potenziale di Jack 1 è quello lì. Cioè Jack 2, io come ho detto anche in un'altra live, Jack 2 non è Jack 2. È un'altra cosa. Jack 2 non è Jack and Dexter 2. I filmati sono bassi. Sì, l'avevo aumentati, ma poi il gameplay è troppo rumoroso. Quello che stavo dicendo è che è una cosa molto nostalgica, però secondo me no. Perché se noi stiamo qui in 100 persone ancora a guardare un gioco di 20 anni fa, è segno che non c'è stato qualcos'altro che ci è rimasto così tanto impresso. Sì, c'è stato Uncharted per Naughty Dog, dico. Però secondo me su questo genere qua, sul platform, è veramente un peccato che ci siano stati 20 anni di nulla nel platform. 20 anni no, ma 15 sì. E ora si inizia ad avere un timido ritorno. Però, boh, è comunque troppo timido, secondo me. Io spero veramente, guarda, spero con tutto il cuore possibile, proprio a livello mondiale, proprio per l'umanità, che al prossimo PlayStation Showcase annuncino della roba che ti dici... Oh! Tra cui un astro. Bello. Perché anche lì, proprio stamani parlavo con Vito di quanto era bello il 98, nel senso, nel 98 uscì Crash 3, Spyro 1, Half-Life, Tomb Raider 3, di tutto. E ogni anno usciva di tutto. Ogni anno a quel tempo usciva di tutto.
c'è un 200.000 giochi ogni anno. C'è, cresce uno, cresce due, cresce tre, cresce quattro. Spiro due, Spiro tre. Tomb Raider. Quello, quell'altro. Poi vabbè, la qualità, se ne può parlare che diminuiva. Lo mettono nel frigo. È caldissimo il telefono. Spengilo. Capace se è incriccato. Spengilo e aspetta che si raffreddi. È un Android, stavo sperando. E poi piano piano questa cosa è sparita perché i giochi sono diventati più complessi, più grossi, più dispendiosi sia di tempo che di risorse. E siamo arrivati a oggi che si aspetta un gioco ogni 4 anni, ogni 5 anni. The Last of Us 1, 2, al di là, vabbè c'è stata Uncharted 4, però troppi anni, è diventata troppo grossa la faccenda. Non è possibile, e qui ritorno a Astro, che Astro Sperunzi è uscito nel 2020 quando è uscita la PS5 e nel 2022 ancora non si sa se ci sarà un Astro. E quella la cosa devasta. Io veramente spero, incrocio tutto possibile, che in questo PlayStation Showcase annunciano Astro o una Pescape o Jak and Dexter o Rift Apart 2 o qualcosa di colorato, di nuovo. No, guarda, Ratchet & Clank no, non lo voglio Ratchet & Clank, però qualcos'altro sì. Quest'anno è uscito Horizon 2, God of War 2, Elden Ring, vabbè, Gran Turismo. Cos'altro è uscito, Kao. Cioè, sì, beh, ma anche Mario Rabbids, che per quanto si possa voler bene a Ubisoft Milano, bravissimi, veramente, cioè, complimenti, perché fa un gioco, cioè, applausi. Però non è un gioco che resterà, secondo me. Cioè, sono tutte cose che te dici sì, però... Oh, cioè, mi si è messo aggrappato a una scogliera lì, tipo, ti prego, salvami dalla noia! Capito? A Plague Tale, vabbè. Stray. Anche Stray, che è stato... Quanti premi ha preso Stray? Premi... E poi chi ne parla più di Stray? Chi è che si ricorda di Stray, il giugno del gatto? Astro lo prenderà con tutto il cuore. In realtà è molto... Io penso sia certo che loro stiano facendo un Astro. Il problema qual è? Quest'Astro sarà per la VR o sarà per la PS5? Sono usciti anche Pac-Man e Clonoa. Sì, Pac-Man ci ho fatto il video, lo faccio uscire in questi giorni. Il problema di Pac-Man è che è un giochino. E lo stesso Clonoa è una remaster di giochi vecchi. Comunque sono tutte avvisaglie, è vero, sono tutte avvisaglie del ritorno del platform, si sa, è da quando è uscito l'Ancient Trilogy che c'è questo ritorno al platform, ed è bellissimo, è bello. Mario, platform, anche Mario, oh, ce lo dai un Mario nuovo? E siamo sempre lì a aspettare la manna dal cielo. Non è possibile, ragazzi. Cioè, 20 anni fa, ma anche meno di 20 anni fa, avevi l'imbarazzo della scelta. Sapevi che ogni anno c'era qualcosa di bello. Però, cioè, è un discorso che da una parte è vero che è nostalgico, però non è neanche così tanto solo nostalgia. È che a me sembra che oggi ci sia molto meno cose. Sì, c'è Elden Ring, va bene. Però c'è Elden Ring. Remake di Apescape 2, anche Apescape 2 è altra serie abbandonata per non si sa quale motivo. Sugli aspetti produttivi purtroppo non si sono andati indietro, è lunga anche nel campo dei platform, guarda quanto tempo sta passando a Mario. Sì, è vero, però Mario c'è da dire che c'è sempre stato un bel periodo, un bel intervallo fra l'uno e l'altro. C'è stato 64, Sunshine, che credo sia 96, 2001, vero, quindi. Poi c'è stato Galaxy, sì, c'è stato Galaxy 2. Galaxy Odyssey c'è stato un bel pezzo, però io spero che cioè veramente l'anno prossimo che esce anche il film di Mario, annunciato un altro gioco veramente, anche 2D, anche un gioco 2D, però qualcosa di Mario. Ora me ne vado, ma funziona, allora si è riacceso, sì, però non è un bel lavoro. No DualSense, poverino, vabbè, è cascato sulla ciabatta, dai. Mario ha sempre avuto buchi grandi. Sì, c'è da dire che di Mario l'anno scorso è uscito Bowser Fury, quindi fanno il film, di certo non è un brand in pausa, però sì. Poi quest'anno esce Zelda, quest'altro anno Zelda, poi
Anche Crash, ci sono dei rumor. Cioè, in realtà non sono rumor. C'è chi pensa che questo Goomba League sia un free to play. Io onestamente spero non sia un free to play. Perché... no. Non voglio un free to play. Sì, poi dipende, eh. Se fosse un free to play, dipende. Però spero sia un... guarda... preferisco pagartelo 60 euro più che sia un free to play. Perché davvero no. No, free to play no. Anche qui vedi che questa parte io l'ho già fatta. E io sono andato sia di lì che di là. E quindi dico, ma da che parte devo andare per andare da Ashlyn? Devo andare di qua. Ma lo so perché lo so. Però in realtà credo si possa andare proprio... sia uguale, credo. Però è uguale. È un backtracking inutile. È un backtracking noioso, che non ha senso. Cioè, perché mi devi far ripassare dalla stessa area che ci sono già stato? Perché in realtà noi dobbiamo andare su quegli ingranaggi sollevati laggiù. Però non è intuitivo. Non è intuitivo. Se non lo sai già, devi girare zonzo un bel po' finché non trovi la strada. E questo per cosa? Perché hai dovuto fare un gioco ambientato in una cazzo di città. Il film esce anche vista la nuova zona nei parchi universitari, ma non credo gioco. Il game design non è riuscitissimo. No. Cioè, oddio. Ci sono dei bei punti. Però guarda quanto è cupo. Guarda quanto è cupo. Quanto cazzo è cupo. Tra l'altro sta missione di Ashlyn è proprio brutta. È una delle più brutte proprio. State nulla, vai da lei, la salvi, c'è il combattimentino. Vediamo se ci si riesce. Dovrebbe farla di giorno questa missione. Forse va nell'acqua, muore. È sempre no, sempre notte, sempre notte. Lo sto giocando per la prima volta e non riuscivo a capire dove voleva che andasse. Sì, perché non... cioè, se ti ricordi che quelle piattaforme prima non c'erano, erano abbassate, allora dici, vabbè, vado lì. Se no, non c'è neanche un filmato che ti fa capire dove devi andare. Dici, ah, vabbè, vado qua. Che a quei tempi io mi ricordo, ero piccino, dicevo, oh, Kanzo, c'è ancora da esplorare. Però oggi che sono più grande dico no, va bene sta cosa. A me non dispiace questa idea, ogni area più percorsi a cui puoi accedere sono poi sbloccato. Sì, però fammi vedere dov'è. Non è che io entro e mi devo immaginare dove devo andare. Dicevi Ganzo, sì Ganzo. E possibile che ti lamenti di ogni gioco che giochi? Ma cosa vuoi, eh? Seguo dal 24 luglio 2022. Boh, io mi lamento. Non è questione che mi lamento. Io dico i miei pareri. Incredibile. Io ti vorrei mettere davanti un piatto di merda e poi un altro, un riso alla merda, poi un pane alla merda e te ti lamenti di ogni piatto e ti vorrei di qua. Ma è possibile che ti lamenti di ogni piatto che ti metto davanti? Si apre la mappa, c'è un puntino verde ma non indica un granché. Ragazzi, avere uno spirito critico è importante. Sì, c'è la mappa, è vero, c'era la mappa, però... boh, non lo so. Chi un va? Ah, perché c'era lui? In questo posto stiamo rischiando la pelle per salvare un'arpia delle guardie Crimsy? E scommetto che è anche più pelosa di me. Che diavolo siete voi due? Le donne in uniforme mi hanno sempre fatto impazzire. Se vuoi puoi abbaiarmi degli ordini. Sono il tuo soldato impegnato in una battaglia d'amore per te. Cameriere, una trincea per due. Chiudi il becco, ti faccio salire la voce di un paio di ottave. Sta calma, Thorn ci ha mandati qui per aiutarti. Io non ho bisogno di aiuto, ma voi sì. Guardate, sì. Abbiamo compagnia. La mappina l'avrei messa anche fuori dalla città, appunto. Eccoli arrivare. Non ha senso che ci sia la mappa, ma non la minimappa. Perché?
qua ci sono aree dove la mappa non c'è, anche lì, perché o me lo metti dappertutto o non me lo metti. Cioè, capisci? Sono tutte cose che fanno capire che c'è un po' di casino, insomma. Bello. Oh, attenzione che qui si muore, eh. Colpiscimi ancora, perderai qualcosa di prezioso. Pezzo, prendi questo. Fine, colpo, ragazzo. Fine. Finito. Guardarmi mentre facevo saltare tutte quelle teste di metallo deve essere stato emozionante. C'è un po' di sole. C'è un po' di sole. Ehi, zuccherino in uniforme. Aspetta, dammi il tuo codice così ti chiamo qualche volta. Credo che io e te insieme potremmo passarcela di brutto. Dite a Thorn che il barone Praxis prepara qualcosa di grosso. Penso che abbia a che fare con quel simbolo. Di che simbolo parli? Il sigillo della casa di Mar, il fondatore di Heaven City. Ci hanno mandati in una missione suicida pur di trovare opere d'arte risalenti. Inizia la storia di Mar. Se volete indagare, interrogate la vecchia indovina cieca. Si chiama Onin, la troverete al bazar. Lei potrebbe dirvi qualcosa di più. Ecco il mio pass, è la chiave d'accesso al bazar. Il tuo nome è Ashlyn, giusto? Adesso siamo pari. Wow, che donna, ragazzi. Sì, ora si va da Onin e poi si va alla montagna Precarso. Non so se chiudere o giocare un altro pochino, vediamo un po'. Lascia passare Rossi. Che poi graficamente è straordinario, eh. C'è un po' da fare. Cioè, in nessun modo direi che questo gioco è brutto, perché non è brutto. Però è sbagliato, è sbagliato. Tutto lì. È sbagliato perché non ha resistito alla prova del tempo. Devi andare a palestra? Vabbè, sì, però è mezzanotte e mezza ancora, dai, mezzanotte e venti. Da dove sto giocando? PS5, versione PS4, ovvero la peggiore. La montagna Precarso penso sia la missione più bella del gioco, sì. Infatti vorrei farla stasera, facciamola stasera, dai. Penso, sì, probabilmente davvero è la missione più bella del gioco, proprio perché ricorda Jakun. La parte ovviamente in cui si deve andare a recuperare i 3 reperti. Non 2, non 4, ma 3. Cosa? Jack? Poi l'accesso è vietato. Che c'è? Pattugliamento settore 9. Ci siamo, 96 ancora. Oh, ma Bigarba, Jack, io non credevo. Lo portai in live mesi, anni fa. C'era pochi. Infatti non l'ho più fatto in live perché c'era pochissima gente. Invece sta andando, vedo. Cioè, sono contento perché, non tanto perché mi guardate mentre gioco, Jack, ma perché si creano tanti spunti di riflessione, tanti discorsi, tante interazioni con la chat, mi piace. Onestamente era un po' che mi mancava questa cosa, sono contento che si possa ancora creare. Mi è venuto un po' il dubbio che... metti un po', dite addio. Invece no, siete ancora vivi e vegeti. Per me Jack 2 è stupendo. Per tante cose sì. Per tante cose... è un gioco... è difficile dare un giudizio tutto tondo di Jack 2. È veramente... per questo voglio provare a scriverci uno zero play, perché c'è tanto di cui dire e non è facile dirlo. Per questo non ho fatto ancora zero play di Jack 2, perché non mi sono neanche mai avvicinato con l'idea di farlo. Invece ora ho detto no, dai, proviamoci. Potrei aver raggiunto la maturità per affrontare questa sfida. Andiamo di qua. A suo tempo ha fatto il suo. Sì, però secondo me ha fatto il suo di più Ratchet & Clank 2. Ratchet & Clank 2 era tanta roba, eh. Quando si rigiocò l'anno scorso in live ci rimasi, perché il 2 è veramente tanta roba. Di più del 3. Il 3 è molto, molto more of the same, un po' inutile. L'1 vecchiatone, malone.
Mar 2 è veramente tanta tanta roba, forse è il miglior gioco della serie dopo Rift Apart, ovviamente. Hanno registrato, fornire la descrizione dei sospetti. Questo pezzettino io lo voglio registrare, perché si va dalla strega bacheca. Oh, lo sapevo che c'eri te nel mezzo a rompe oglioni. Per favore. Per favore. Fermo. No, oh, un pennuto impagliato. Au, tocca ancora la merce, topastro, e dovrai usare au, le dita. Miglior apparimento con Gladys. Sì, anche Gladys. Io sono il grande peccato. Sì, sì, lo so, mia madre aveva una fantasia molto scarsa, direi. Sono l'interprete di Onin. Onin vi dà il benvenuto, bla 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 bla, e dopo i soliti noiosi saluti, dice che è felice di rivederti, Jack. Ma non l'ho mai vista prima d'ora. Prima, dopo, non ha importanza. Fammi provare. Vuole un osso di Yako? Una vescica di Yako? No, no, ci sono. Per molte lune, lei ha desiderato avere un succo di frutta. Una gioielleria? Ah, lo so, ha dei peli sullo stomaco. Ha peli sulla lingua? Ha peli sul petto? Ci sei quasi, ma no! Onin dice che state cercando risposte sulla tomba di Mar. E allora cosa dobbiamo sapere? Sta continuando a parlare di mistici canali di energia, maledizioni e le solite cose... Sceme, scordatevi la versione completa. Vi faccio un riassunto perché mi state facendo perdere tutta la siesta. Onin vuole che recuperiate 3 artefatti dal tempio della montagna del precarso. Non 2, non 4, 3. Usate il passaggio temporale a nord-ovest della città e tornate con quei 3 oggetti. È felice di rivederti, Jack. Sospetti in corso. E potrai anche essere del colore dei nostri creatori. Sono i più grandi spoiler nascosti dei due giochi. L'ha detto ora? Perché io stavo rispondendo un attimo a Giulia. L'ha detto ora? Potresti essere del colore dei nostri creatori? Non lo dice ora, lo dice dopo. Però io non credo che al tempo della scrittura del 2 loro avessero già pronta l'idea del twistone del 3. Secondo me no. Che avrebbero scritto certe cose diversamente. Secondo me se la sono proprio inventata l'anno dopo. Qui dice è felice, sì. Ma è felice di rivederti perché poi parla del bimbino. E lei lo sa. Fermo! Ovviamente è una veggente, sa che quel bimbino è Jack da piccolo. Sono due spoiler, belli grossi. No, spoiler. Non sono spoiler quelli lì. Sono. Non so come si dicano in gergo, ma non sono spoiler. Sono suggerimenti. Sono. Sono wink wink. Di sicuro a livello narrativo c'hanno un suo nome. Gergo. Via, facciamo sta missione e poi si va a letto. Passo al settore successivo. È giorno anche. Possiamo avere l'occasione di vedere il bosco, il monte precarso, che come si chiama? Oh, dove vai? Come si chiama la foresta precarso? Non so quella che è. In tutto il suo splendore. Esci dalla città. Oh, e ora un po' di giacuno finalmente, un po' di verde. Ah, c'è già la nebbia, accidenta allora. Bello. Oh, comunque è sbiadito. Aspetta. Con questa musica sembra presa da giacuno. Aspetta. Non riesco a farla liscia. No, più lenta. Voglio fare la ripresa per il video. Mezzo play.
E va troppo, troppo veloce. Niente, c'è versi. Non mi riesce a farlo. Siamo molto Rock Village, sì. C'è la parte coi massi che hanno tagliato nel l'uno. Ah, i massi che rotano, è vero. È vero. È già buio. Che troppo sole, sì, davvero. Ho dimenticato una gemma, vabbè. Già platinato. Eccola. Questa parte che doveva essere in Jack 1, non mi ricordo dove, forse doveva essere nel livello di Sierra. La parte di Sierra, questa parte di Sierra. Poi, cioè, si muovono benissimo, eh. Cioè, la fisica è fatta benissimo. Difficile, sono troppi. Un altro colpo, muoio. Benissimo. Oh no, ma proprio un fumo. Eri più buio di prima. E poi mi sembra, questa cosa in realtà l'ho sempre notata, che ogni volta che muori si resetta il giorno. Cioè, se è giorno e te muori, si resetta la notte. Di nuovo buio. Perché deve essere un gioco scuro, quindi deve essere sempre oscuro. Sì, vabbè, mi ammazzo da solo. È proprio un'oscurità forzata. E non si sa perché. Deve essere tutto dark, tutto scuro. Che rottura di coglione. Sono troppi. Non mi riesce più a farlo. Lo sapevo fare senza farmi toccare. No! È la stessa voce dell'uno, però. Veramente ridicolo. Sì, vabbè. Sì, un minuto di giorno e 20 di notte. Sarebbe davvero da fare il conto. Però devo. Mi riesce male. Dai. Ce la faccio. Che non li fa neanche saltare. O li eviti, ma è. Cioè, una volta che ti arriva addosso, anche se salti, ti becca uguale. Quindi. Dio! Fine. Thank you.
Ma va a cagare, dai. Ma dai. Ma ero arrivato in cima, ma perché non ci ha messo il checkpoint? Che poi Jack 1 non era mio? Sì. Non è che anche in Jack 1 non c'erano checkpoint. Cioè, sembra veramente che l'abbiano fatto per allungare gioco. C'è meno massi? C'è meno massi? Sì, poi non posso neanche girare la camera. Cioè, non posso scegliere quando sarta che magari c'è meno massa. Intanto non li vedo. Sì, ora vado. Ricordami che è tardi, ormai metto la sveglia, però funziona. Funziona. Oh, do, 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 do. Dovrebbero darmi una cuoca, sì. Grandissimo abituare un audience con colori e felicità per poi dare il suo esatto opposto letteralmente negativo. Sì, sì, ma infatti è stato un errore, per questo dico che è un gioco sbagliato. E che per me non è nemmeno il sequel del primo. Oh. Solo che anche le scenette che sono qua sono tanto più belle col giorno che con la notte. Prima aspetta la notte, il giorno. Jack 1 è un gioco facile, Jack 2 è uno dei più frustranti. Tutto scuro perché devo dare una mano alla storia di Jack con l'arco scuro. Per l'appunto un gioco dark e per il personaggio contaminato da dark. Sì, ma vabbè, perché volevano far gioco scuro, volevano far gioco minaccioso, cupone, perché usavano le cose cupe a quei tempi là. Solo che se aspetto la notte mi sa che... Se aspetto il giorno mi sa che posso aspettare... un bel pezzo. Boh, proviamo. Se fosse chiamato Jack 1 Reboot sarebbe stato pure meglio. Con la modalità Rebug puoi cambiare l'ora, non lo so. Sì, la stella del giorno, sì. Che anche lì è una roba aggiunta nel 3. Perché il punto è che a livello narrativo, se te mi fai una cosa che la proponi nel terzo episodio, per renderla credibile a livello di mondo, devi far sì che già prima me l'avevi in qualche modo suggerita. È questo che è la lore. Una lore che funziona è una lore costruita dall'inizio. Che se tipo già in Jack 1 che si vede la stella verde avessero detto quella stella misteriosa di qui di là, poi nel 3 si scopriva che era la stella del giorno che è legata a tutto il casino che c'è, invece no, è palesemente una stella verde perché era bella, l'hanno messa anche qui, e poi nel 3 si sono inventati che questa stella era una cosa così. Era un modo di costruire le cose abbastanza posteriori, abbastanza inesperto, insomma. Questa è la luna verde su PS3. Su PS3 mi ricordo se c'è. Mi ricordo. Si può aspettare. Mi sa che toccherà aspettare parecchio però qui. Albeggia? Albeggia forse? Nel primo come mai... Come mi fai a dire che è pericolosa se nel 2 vanno avanti nel tempo? Cioè è pericolosa ma per quanto? Non so. Non ho capito. Stiamo a fare la spiaggiata. Si aspetta l'alba, sì. Io mi pare che nell'1 tutto il ciclo giorno-notte durasse 20 minuti. Cioè che te inizi è giorno, passa 20 minuti e di nuovo giorno. Cioè proprio le 24 ore durano 20 minuti. Qui non lo so perché non mi sono mai messo a... misurare, presumo duri uguale oppure no, solo che parte sempre dalla notte, anche quando muori ti si resetta sulla notte perché deve essere prevalentemente notte, probabilmente forse effettivamente il giorno dura meno della notte. Il primo è sempre giorno, sì,
più che altro nel primo, nel secondo mondo c'è tanta nebbia e il sole viene oscurato, però è comunque giorno. Anche nel terzo mondo, a parte quando va sul monte innevato, che lì c'è parecchia luce. 23 ore, 50 ore reali di buio e 2 mesi di giorno, sì, in effetti. Madonna. Si è comunque schiarito. È come Prince of Persia, uguale alla trilogia Ubisoft. Il primo è affascinante, il secondo è dark e tutto, il terzo è tutto giallo, è vero. Ma infatti, a quel tempo là andava molto questa cosa dark. Cioè, non a caso c'erano gli emo. Era un periodo dove il darkettone andava tanto. Quindi ha senso che sia darkettone, sì, perché rispecchia le mode di quel tempo lì. Però appunto, quando fa una cosa troppo legata ai trend, il passato poi, cioè quando passa il tempo, sei vecchio. È così. Il villaggio di Sandove con le luci notturne, tanta roba. E prima avevo la sensazione che la notte durasse troppo, ma che si esagera. Sì. Quale versione sto giocando? PS5 su PS4, insomma. Qui è sempre buio. Che in realtà dovrebbe essere almeno l'alba. Bisogna che lo faccia un video dove... dove parlo del giorno notte. Giorno, notte, sono, notte. Sera! Se togli l'arma ci possiamo vedere la musica della Santa Ragione. Sì, perché quando tiri fuori l'arma c'è la sottotraccia. Oh, arriva giorno, attenzione. Piano piano, forse. Si sta schiarendo, sì. Ma ci sono ancora le stelle. Tanto dovrebbe apparire anche la luna a un certo punto. Domani fa un test per vedere quanto dura il giorno. Sì, sì, infatti, lo registro. Dovrei trovare un punto bellino, panoramico. Così faccio... e poi lo registro e lo metto in azzurro. Un po' a sta luce. Questi dovrebbe essere eco blu. Però, boh... infatti... vedi, c'è l'eco blu e infatti quello resta tutto, cioè galleggia tutto grazie all'eco blu. Però dimmelo. Allora, stanno sparendo le stelle piano piano. Madonna. Sì, nello Zero Play avevo messo la scenetta velocissima del 5 giorno notte. Sì, sì, lo farò anche qua. In Jack 3 invece mi pare che c'è un po' di ritorno alla luce. Comunque sia quantomeno equo il giorno notte. Mi ricordo sono tanti ambienti di giorno in Jack 2, Jack 3. Allora, mamma mia, Jack 2 è il motivo per cui non ti piace GTA? No, non è che mi piace GTA, ci gioco un po' e poi basta. Sta arrivando la luce, eh? Già così, guarda, già così è tutta un'altra cosa. Aspettiamo che arrivi proprio a veloce, perché il giorno è velocissimo, eh. Oh, c'è il cielo azzurro. Un evento più unico che raro. In Jack 3 è predominante il deserto, molto della quale di giorno. Sì. Vada, c'è l'alba. Non ci credo. Il sole, quando mi fa sotto il sole, guarda. Che se non ci si muove diventa buio. Incredibile. Comunque dai, il giorno c'è. In Jack 2 il giorno c'è. Allora registro, vado, che ora mi sembra ci sia una bella luce. Veloce. Siamo stati qui.
poi c'è Dexter che si vede che slitta l'ultimo pezzettino. Cioè Dexter si muove così senza camminare. Vediamo quanto dura, il giorno. Ma secondo me, peccato che su PS4 c'è le ombre tutte sminchiate, le luci, guarda là. Su PS2 non era così nemmeno nella remaster. Tutto sminchiatone. Aspetta, ora che giorno andiamo qua giù, che bellissimo. Veloce, 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 veloce. No, levati dal cazzo. Levati dal cazzo. Ma meno male, credo fosse di nuovo notte. Allora non è vero, c'è il reset. È giorno. È possibile. C'è il giorno! Non si è resettato il giorno notte! Benissimo! Si ci fa una morire? Senti quel saporino di Jack and Dexter. Questo è Jack and Dexter. Questo è... Ora non è più Jack and Dexter. Ma Dio santo. Cos'era? Che peccato. Ma io lo lascio sta. Ti puoi levare dalle fa. Pensa se il 2 avesse avuto questa ambientazione rispetto alla città. Lo so. Intanto è già il tramonto. È già il tramonto. Poi tiro via perché non voglio perdere tempo. Ma ne perdo di più. Non è morto? No! Ma leva tutta la vita! Ma va in culo! Capito, passa la voglia. Questi nemici stanno avvelenando il mondo, sì, ma anche perché io stesso non ho voglia di batterli, di combattici, e gioco male per quello, perché non mi ci vuole niente a applicarmi per ammazzare questi stronzoni, però voglio vedere la foresta di giorno e non me la fanno vedere questi stupidi, questo nemico che fa veramente schifo. Comunque ci sta andando di lusso, Io tutto sto luce, tutta sta luce non l'ho mai vista in vita mia in Jack 2. Rilassati, amico mio. Rilassati. Ho sprecato anche Jack e Duck Jack. La trilogia non hanno mai migliorato il gameplay di base. La camminata da accovacciato non serve mai a niente. La telecamera non si può mai controllare verticalmente. Sì, è vero, la camminata
Aspetta, si fa. Non serve mai a nulla, è vero. Anche nell'uno. No, 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 no. Qui non si sa perché c'è il terremoto, va bene. Ok. Guarda bello, guarda bello. Quanto è Jack and Dexter questa... Che bello, madonna. Scatti. Potrei farlo qui il timelapse del giorno e notte. Qua tipo. Che non mi ricordo se poi ci si può ritornare quando finisci la missione. Bello, bello. Questa la uso, questa la uso. C'è un altro globo a fare. Cazzo, sminchia tutto. Somiglia a un grosso occhio, vero Jack? Pieno mood, zero flavor. Qualcosa sta cuocendo. Mi sembra che sia... Ma le guardie battezzate, sì sì. Sì, bisogna... Su PS3 non è glitchato, però almeno qui è 1080. Tutto glitchatissimo. Non so se sia così anche su PS4. Forse... va in culo. Forse è il problema della 5. Cosa fa? Cosa? C'è un altro aggeggio da prendere.
tanto sta tornando la notte. Comunque dai, il giorno è durato più del previsto. Credevo durasse così tanto. Dunque l'ultimo è qui. Tra l'altro qui c'è segretino. Quella. Però bisogna andarci col coso. Col jetboard. Sta sui coglioni, mi stai. Che bello. Allora è qui il globo, è qui dietro. Qui, è qui dietro. Ah. Oh. Jack il suo globo. No, l'ho preso. Vabbè. Intanto è inesorabilmente notte. Ah, questo giochino. Questo è bellino. Vediamo se la scaffala la prima. Ho sbagliato. È bellino questo puzzle. Sto facendo la prima. Alla prima! Questa è tanta roba. Questo è proprio lo stesso eco scuro di Jakku. Alla prima, incredibile. Dimenticato il globo, vabbè, ho fatto. Già platinato. Vibra di brutto, è davvero incredibile. Sì, questo coso ti cambia davvero la giornata. Via, basta. Si va a letto. Si è fatta una certa. Ah, non posso credere che ci siate riusciti. Onin ha detto che cercherà nelle linee temporali notizie su queste sacre reliquie. Ci vediamo dopo. Notizie che poi trova? No, ma a parte sì, poi servono. Poi effettivamente servono. Per tornare indietro mi pare c'era la strada, vedi? Mi pare c'era. Oppure mi devo tirare di qui. Ah, ok. Vabbò, basta, via. Poi vado.
trova il punto per registrare la panoramica. Via. Ci si vede giovedì. No, domani sera c'è Silent Hill. Qui avrebbe voluto far vibrare il controller perché non ci avevo pensato. Ah, boh. Gioco PS2, graficamente ancora regge. Sì. Già finito la missione? Sì, questo è finito. Via, è tardi. Si è fatto 3 ore quasi. E è stata una bella live. Sono divertito tanto. Bello. Ero abbastanza in forma, dai. Speriamo di non litigare con nessuno. Buonanotte, bimbi. Grazie di tutto. Grazie dei sub. E adesso vedrete i ringraziamenti personalizzati. Eccoli qui. Ci vorrebbe una musichina, una schermata finale. Un grazie speciale a tutti gli abbonati, donatori anche, vedi, appaiono anche donatori, anche chi sbuccia i Wumpa. Perfetto. Non vi leggo tutti, ma tanto vi leggete, se no veramente... Ma no, tanto, c'è anche il raid di VR 80, benissimo. Grazie a tutti, bimbi, ci si vede domani sera alle 10:30, credo, si guarda insieme Silent Hill. Ciao, ciao.